Allora, buonasera a tutti e grazie di essere presenti a questo convegno sulla sicurezza sul lavoro. Io desidero ringraziare gli organizzatori, il presidente Alberto De Marco, che hanno permesso questo incontro perché consapevoli che solo attraverso iniziative simili si può scuotere la coscienza dei cittadini e stimolare gli addetti ai lavori a migliorarne quelle che sono le norme e le dinamiche di sicurezza sul lavoro. Mi preme, prima di iniziare il convegno, di mandare in onda un filmato, ringraziare della presenza degli autorevoli relatori, il dottor Ernesto Lupo, già presidente della Corte Suprema di Cassazione, professor avvocato Carlo Taormina, ordinario di diritto processuale penale all'Università di Tor Vergata di Roma, professor avvocato Giulio Prosperetti, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Tor Vergata di Roma, il presidente dei Confedeconsumatori, dottor Salvatore Carluccio, il colonnello della Guardia di Finanza, Gaetano Scazzeri, presidente dell'Associazione Amici di Totò a prescindere, professor Alberto De Marco, e il professor Cannavice, che adesso verrà, che è impegnato in una commissione. E infine anche l'avvocato Isabella Maria Stoppani, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Grazie a voi. Io partirei con il filmato, anzi, do subito la parola al presidente Alberto De Marco dell'Associazione Amici di Totò a prescindere. Prego. Buonasera. La cosa che mi duole è che dopo 13-14 anni che facciamo, organizziamo manifestazioni sempre col problema che non abbiamo i posti sufficienti per i partecipanti, questa volta, e questo è il mio rammarico, sull'argomento della sicurezza del lavoro, nonostante c'erano pure le richieste degli avvocati di partecipare, e quindi chiaramente io ho dato la precedenza agli avvocati e non al pubblico che ci segue da tempo, la sala. Spero che dopo ci sia una maggiore, che arrivino in ritardo, che non, che appunto l'argomento merita. Oltretutto abbiamo invitato tutti i ministri del nuovo governo e anche in questo ho notato non una grande attenzione sull'argomento. Al di là dell'intervento del ministro, che dopo lo facciamo leggere, quindi né il ministro e né il vice ministro ci accompagnano in questo. Ma semplicemente per focalizzare questo argomento, perché non è possibile che, nonostante la crisi, ecco, oltretutto manca il direttore dell'INAIL, che oggi è partito per Medjugorje, forse è andato a chiedere il miracolo alla Madonna. Siccome le istituzioni purtroppo non riescono a sopperire a queste deficienze, queste carenze, perché il personale si riduce sempre di più, mi diceva il comandante degli ispettori, presso il Ministero del Lavoro, dei Carabinieri, che si sono sempre di più ridotti gli ispettori, quindi i controlli avvengono meno frequenti, e nonostante, questa è la situazione più grave, nonostante la crisi economica che riduce l'occupazione, gli incidenti aumentano. E forse il direttore, c'è anche un altro rappresentante che è una bravissima persona, e forse può dar fastidio a un dirigente dell'INAIL del Lazio, ma l'architetto napoletano è andato oggi a Medjugorje, forse è andato a chiedere il miracolo alla Madonna di far succedere minori incidenti, perché non ci riescono le istituzioni. Forse soltanto a questo punto ci si interviene. E naturalmente adesso ci doveva essere oggi il nostro caro amico, l'attore Arnaldo Ninghi, cugino di Avenninghi, figlio d'arte, direttore del Teatro Stabile di Trieste, che era veramente una pietra miliare della nostra associazione.
E quindi presentiamo questo film documentario, ma una piccola parte di questo film, di cui ho curato la regia di questo documentario, interpretato amabilmente da Arnaldo, che pure essendo un attore di teatro ha manifestato una grande emozione nel interpretare questo testo di Ezio Mauro, del direttore di Repubblica, che noi siamo al di sopra delle parti, premiamo le persone capaci e abbiamo premiato con la medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica, come sarà premiato a dicembre, e non l'abbiamo, diciamo, quando era in carica, ma se lo meritava, il primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, che da pochi giorni, io farei un applauso, e diciamo, della Cassazione, il dottor Ernesto Lupo ha dimostrato la capacità, e pur non avendo i riflettori, perché ha sempre rifiutato, e io pure che faccio attività giornalista non mi sono mai permesso di intervistarlo, perché l'ho rispettato per le sue idee, diciamo. Lui lavorava nel silenzio, ma ha manifestato sempre il proprio interesse all'attività professionale, e quindi per questa attività verrà premiato con la medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica a dicembre, alla 16ª edizione dei concorsi internazionali di Totò. Io direi al tecnico, non voglio rubare molto tempo, poi eventualmente farò un breve intervento successivamente, di iniziare con il pezzo di Ezio Mauro della tragedia della ThyssenKrupp. Subito dopo questo pezzo di Ezio Mauro ci sarà un altro, estrapolato dal film, un altro breve intervento di Arnaldo Ninghi, sempre, e poi dopo faremo il minuto di silenzio come merita Arnaldo Ninghi, che doveva stare qui fino all'ultimo, pure combattendo contro questo male incurabile. Per alcuni anni ha combattuto contro questo male incurabile, ma lui ha continuato a recitare in teatro, a fare film, sempre di un certo interesse, con un certo interesse culturale. E quindi lui era convinto, pur avendolo telefonato diciamo nei giorni scorsi pure il nostro vicepresidente, il dottor Famiglietti, che è presente, e contava di vincere ancora una volta questa battaglia. E diciamo, noi per questo abbiamo presente nella sala anche il dottor D'Abramo, e abbiamo in mente siccome ha dato dei grossi risultati su questo male incurabile, di creare un centro di ricerca con le sue tecniche, perché si sono dimostrate, li stanno adoperando in alcuni ospedali. Metteremo a disposizione, con una importante collezione che ci hanno donato, che vale diversi milioni di euro, di creare appunto questo centro di ricerca con queste tecniche, per cercare di debellare per quel che possiamo questo male, perché ci ha resi orfani di personaggi a noi cari e molto bravi, diciamo, che erano parte integrante dell'associazione, come il maestro Ottavio Fantini, il pittore del Vaticano, il pittore, scultore, quello che ha dipinto, diciamo, disegnava i francobolli per il Vaticano, ma per la Repubblica di San Marino, era un grande artista, curava anche delle trasmissioni di Vaticano, parte integrante dell'associazione, sempre per questo male incurabile della leucemia. E noi dobbiamo, proprio per questo motivo, e anche un'altra persona che pure, diciamo, che ci interessa, e alla fine del film lo vedete, quando partono, poco prima di partire i titoli di coda, c'è questa dedica a questa bambina pure malata di leucemia, che è collegata pure a una persona cara dell'associazione. Stavo dicendo, per quanto riguarda alcuni minuti relativi a un'altra interpretazione di Arnaldo Ninghi che faremo vedere, è una telefonata impossibile, che sembra appunto reale, tra Totò e Arnaldo Ninghi, ma è un montaggio di battute di film alle quali è stato scritto un discorso, e sembra che Arnaldo Ninghi sta dialogando con Totò, ma alla fine perché l'abbiamo inserita nel film? Perché c'è anche abbiamo con l'Associazione dei Consumatori costituito un numero telefonico d'accordo con l'INAIL, dove si possono fare anche le denunce anonime e fare intervenire gli ispettori, che sono pochissimi, questo lo sappiamo, ma teoricamente dovrebbero, grazie a un accordo che abbiamo siglato,
dovrebbero intervenire. Quindi anche questa telefonata impossibile, ci gustiamo l'intervento di Arnaldo Ninghi, ma nello stesso tempo, dopo faremo il minuto di silenzio, diciamo, perché merita prima vedere le sue interpretazioni e poi fare il minuto di silenzio in suo onore. Grazie. Gli operai di Torino diventati invisibili. Di Ezio Mauro. Torino. Turno di notte vuol dire che monti alle 22. Sono abituato. Quel mercoledì sera, il 5 dicembre, sono arrivato come sempre un quarto d'ora prima. Ho posato la macchina, ho preso lo zainetto e sono entrato col mio tesserino. Pignalosa Giovanni, 37 anni, diplomato ragioniere, operaio alla ThyssenKrupp. Rimpiazzo, cioè jolly, reparto finitura. Salgo, guardo il lavoro che mi aspetta per la notte e vedo che ho solo un rotolo da fare. Allora vado prima a trovare quelli della linea 5. Devo dire una cosa ad Antonio Boccuzzi, ma poi arrivano gli altri e si finisce per parlare tutti insieme del solito problema. Il 30 settembre la nostra fabbrica chiuderà. A febbraio si fermerà per prima proprio la 5. Stiamo cercando lavoro e non sappiamo dove trovarlo. 200 se ne sono già andati, i più esperti, i manutentori, molti alla Texfor di Avigliana. Noi mandiamo il curriculum in giro con le domande. L'azienda se ne frega, la città anche. Chiediamo agli amici, ai parenti operai che hanno un posto. Chi può cerca altre cose. Tony Ragno dice che ha la patente del camion e prova con le ditte di trasporti. Gli piacerebbe, tanto ogni giorno fa già adesso 75 chilometri per arrivare all'acciaieria e 75 per tornare a casa. Bruno ha deciso, il 29 chiude con la fabbrica e apre un bar con Anna. Angelo ha provato a farsi trasferire alla Thyssen di Terni, la casa madre, ma poi è tornato indietro per la famiglia. Parliamo solo di questo, come tutte le notti. Abbiamo il chiodo fisso. È brutto essere giovani e arrivare per ultimi. La Thyssen qui in giro la chiamano la fabbrica dei ragazzi, perché dei 180 che siamo rimasti, il 90% ha meno di 30 anni. Ma questo vuol dire che quando tutt'attorno chiude la siderurgia e Torino non fa più un pezzo d'acciaio che è uno, chi ti prende, se sai fare solo quello? Eppure siamo specializzati, super specializzati. Non puoi sostituirci con un operaio qualsiasi che non abbia fatto almeno 6 mesi di formazione per capire come si lavora l'acciaio. E infatti ci pagano di più. Uno del quinto livello alla Fiat prende 1.400 euro. Qui, con i turni disagiati, la maggiorazione festiva, il domenicale, arrivi a 1.700, anche 1.800, senza straordinario. Non ti regalano niente, sì, è chiaro, perché lavori per 6 giorni e ne fai 2 di riposo. Quindi ti capitano un sabato e una domenica liberi ogni 6 settimane, non come tutti i cristiani. Ma la siderurgia è così, lavoriamo divisi in squadre e quando smonta una monta l'altra, perché le macchine non si fermano, 24 ore su 24, questo è l'acciaio. Che poi, se ci fermassimo noi, si ferma l'Italia, perché siamo i primi. Senza l'acciaio non si vive, dai lavandini all'ascensore, alle monete, alle posate. Siamo la base di tutta l'industria manifatturiera, dal tondino per l'edilizia alle lamiere per le fabbriche, agli acciai speciali. E quando parlo di acciaio intendo l'inox 1810, cioè 18 di cromo e 10 di nickel, roba che a Torino si fa soltanto più qui da noi, che è come l'oro, visto che il titanio viaggia a 35 euro al chilo e noi facciamo rotoli da 6-7 mila chili.
Eppure tutto questo finirà, sta proprio per finire. Torino resterà senza, siamo come le quote latte. È chiaro che ne parliamo tutte le sere, come si fa? Comunque, a un certo punto sarà mezzanotte e mezza, io saluto tutti e dico che vado a fare quel rotolo che mi aspetta. Salgo e lì sotto comincia l'inferno. È una parola che si usa così, come un modo di dire, ma avete un'idea di com'è davvero l'inferno? Se a Torino chiedi degli operai della Thyssen, ti indicano il cimitero. Bisogna prendere il viale centrale, passare davanti ai cubi con i nomi dei partigiani, andare oltre le tombe monumentali della prima ampliazione, girare a sinistra dove ci sono i nuovi loculi. Lì in basso, come una catena di montaggio, hanno messo Antonio Schiavone, 36 anni, detto Ragno per un tatuaggio sul gomito, morto per primo la notte stessa. Angelo Laurino, 43 anni, morto il giorno dopo, come Roberto Scola, 32 anni. Subito sotto, Rosario Rodinò, 26 anni, che è morto dopo 13 giorni con ustioni sul 95% del corpo, e Giuseppe De Masi, anche lui 26 anni, ultimo dei sette a morire il 30 dicembre, dopo 4 interventi chirurgici, una tracheotomia, 3 rimozioni di cute con innesti e una pelle nuova che doveva arrivare il 3 gennaio per il trapianto ed era in coltura al Niguarda di Milano. Ci sono i biglietti dei bambini appesi con lo scotch, come quello di Noemi per Angelo, ci sono le sciarpe della Juve, mazzi di fiori piccoli col nylon appannato dall'umidità, un angelo azzurro disegnato da Sara per Roberto, 4 figure colorate di rosso da un bambino per Giuseppe, 3 Gesù dorati, 2 lumini per terra. Attorno alle 5 tombe, una striscia azzurra tracciata dal comune le separa dagli altri loculi. È un'idea del sindaco Sergio Chiamparino e del suo vice Tom De Alessandri, una sera che ragionavano sulla tragedia della Thyssen. Se tra un anno, 5, 10, qualcuno vorrà ricordarla, parlarne, partire da quei morti per discutere sulla sicurezza nel lavoro, ci vuole un posto e non ci sarà più neppure la fabbrica, non ci sarà più niente. Mettiamoli insieme, quelli che non hanno una tomba di famiglia, hanno lavorato insieme e sono morti insieme. Quelle fotografie di ragazzi sono le uniche tra i loculi, le altre sono di vecchi e dove non c'è la foto c'è la data. 1923, 1925, 1935, 1919, anche 1912. Intorno un telone nasconde lo scavo di una gru nel campo del cimitero. Si sente solo il rumore in mezzo ai fiori, ma c'è lavoro in corso. Siamo a Torino, dice un guardiano, è la solita questione. Lavoro, magari invisibile, ma lavoro. Dunque, ero da solo, con la gru in movimento. Il mio lavoro si può fare così. Alla linea 5, invece, il turno montante era completo. Mancavano 2 operai, ma si sono fermati in straordinario Antonio Boccuzzi e Antonio Schiavone, anche se avevano già fatto il loro turno dalle 14 alle 22. Quella, tecnicamente, è una linea tecnico-chimica per trattare l'acciaio, temprarlo e pulirlo per poi poterlo lavorare. Stiamo parlando di una bestia di forno a 1180 gradi, lungo 40-50 metri, alto come un vagone a 2 piani. E lì dentro l'acciaio viaggia a 25 metri al minuto se è spesso e a 60 metri se è sottile, per poi andare nella vasca dell'acido solforico e cloridrico che gli toglie l'ossido creato dalla cottura del forno. La squadra di 5 operai sta nel pulpito, come lo chiamiamo noi, una stanzetta col vetro e i comandi. Ci sono anche il capoturno Rocco Marzo e Bruno Santino, addetto al trenino che porta il rullo da una campata dello stabilimento all'altra. Manca poco all'1. So com'è andata. Il nastro scorre a velocità bassa, sbanda, va contro la carpenteria, lancia scintille, l'olio e la carta fanno da innesco. C'è un principio di incendio. Loro pensano che sia controllabile, come altre volte. Escono dal pulpito, si avvicinano, provano con gli estintori, ma sono scarichi.
un flessibile pieno d'olio esplode in quel momento. Passa sul fuoco come una lingua e sputa in avanti, orizzontale. È un lanciafiamme. Non li avvolge, li inghiotte. Boccuzzi è proprio dietro un carrello elevatore per prendere un manicotto e quel muletto lo ripara salvandolo. Vede un'onda, sente la vampa di calore che lo brucia per irradiazione, ma si salva. Gli altri sono divorati mentre urlano e scappano. Piomba in finitura il gruista della terza campata. Corri, mi dice, corri! È scoppiata la 5, sono tutti morti! Non ci credo, ma si avvicina urlando. È bianco come uno straccio e sta piangendo. Corro, torno indietro, metto in sicurezza la gru. Corro, non penso a niente. Corro e li vedo. I tre funerali sono diversi. Prima lo shock, il dolore, la paura, poi la rabbia. È la scuola che ha 20 anni e 2 figli di 17 mesi e 3 anni in chiesa ha urlato verso la bara di Roberto. Vieni a casa adesso. La madre di Angelo Laurino gli ha detto: ora aspettami. Il padre di Bruno Santino, anche lui vecchio operaio Thyssen, l'abbiamo visto tutti in televisione gridare bastardi, assassini, con la foto del figlio in mano. Il giorno della sepoltura di Rocco Marzo arriva la notizia che è morto Rosario Rodinò, dopo quasi 2 settimane di agonia. Ciro Argentino strappa la corona di fiori della Thyssen. I dirigenti dell'azienda entrano in chiesa dalla sacrestia, se ne vanno dalla stessa porta. Fuori ci sono soprattutto operai, in Duomo come a Maria Regina della Pace, in Corso Giulio Cesare, come nella chiesa operaia del Santo Volto, con la croce sopra la vecchia ciminiera trasformata in campanile. Attorno il fantasma della Torino operaia che fu. Qui dietro c'erano una volta la Michelin d'Ora, la Texid, i 13.000 delle ferriere Fiat dentro i capannoni della tragedia, poi venduti alla Finsider dell'Iri, che negli anni 90 ha rivenduto alla Thyssen, che adesso chiude. Sequestrata per la tragedia, con i cancelli chiusi e un albero trasformato in altare. Ciao, non siamo schiavi, ha scritto un operaio della carrozzeria Bertone. Già adesso l'impianto della morte è uno scheletro vuoto, inutile, proprio dove la città finisce e comincia la tangenziale, con le montagne piene di neve dritte davanti. La gente conosce il posto perché lì c'è un autovelox famoso per sparare multiraffica. Ma non sa la storia della Thyssen. Ciro dice che un pezzo di Torino non sapeva nemmeno dei morti. E alla manifestazione c'erano 30.000 persone, ma era la città operaia e pochi altri. Come se fosse un lutto degli operai, non una tragedia nazionale. Anzi, uno scandalo della democrazia. Chi lavora all'acciaio sa di fare un mestiere pericoloso, dice Luciano Gallino, sociologo dell'industria, perché macchine e materiali che trasformano il metallo sovrastano ogni dimensione umana, con processi di fusione, forgiature a caldo, lamiere che scorrono, massi in movimento. C'è fatica, rumore, occhio, tecnica, esperienza, senso di rischio, concentrazione. E allora, spiega Gallino, proprio qui, nell'acciaio, non si possono lasciare invecchiare gli impianti e deperire le misure di sicurezza. Non si può ricorrere allo straordinario con 3-4 ore oltre le 8 normali. Invece l'ASL dice oggi di aver accertato 116 violazioni alla Thyssen. Le assicurazioni AXA lo scorso anno avevano declassato la fabbrica proprio per mancanza di sicurezza, portando la franchigia da 30 a 100 milioni all'anno. Per tornare alla vecchia franchigia bisognava fare interventi di prevenzione, tra cui un sistema antincendio automatico proprio sulla linea 5, dal costo di 800 milioni. From Turin, ha risposto l'azienda, dopo che Torino avrà chiuso. Il primo è Rocco Marzo, il capoturno, che aveva addosso la radio e il telefono interno, bruciati nel primo secondo. Appare all'improvviso, al passaggio tra la linea 4 e la 5. Non avevo mai visto un uomo così.
anzi sì, dal medico. Quei tabelloni dove è disegnato il corpo umano senza pelle per mostrarti gli organi interni. La stessa cosa. Le fasce muscolari, i nervi, non so, tutto in vista. Occhi e orecchie, non parliamone. Non mi vede, non può vedere, ma sente la mia voce che lo chiama. Si gira, barcolla, cerca la voce. Mi riconosce. Avvisa tu mia moglie Giovanni. Digli che mi hai visto, che sto in piedi. Non li far preoccupare. Lo tocco, poi mi fermo. Non devo. Ha la pelle, ma non è più pelle. Come una cosa dura e sciolta. Un operatore di qualità continua a saltarmi attorno. Cosa facciamo? Mando via tutti quelli che piangono, che urlano, che sono sotto shock e non servono, non aiutano. Dico di non toccare Rocco, di scortarlo con la voce fuori. Gli chiedo se se la sente di seguire i compagni, di seguire la voce. Va via. Lo guardo mentre dondola e sembra cadere a ogni passo. Mi sembra di impazzire. Mi butto avanti. Tutta la campata è piena di fumo nero. Bruciano i cavi di gomma, i tubi con l'acido, i manicotti. Vedo Boccuzzi che corre in giro a cercare una pompa. Mi vede e mi urla in faccia. Li ho tirati fuori, li ho tirati fuori. Ma Antonio Schiavone è vivo e sta bruciando lì per terra. In quel momento Schiavone urla nel fuoco. Tre grida. E tutte e tre le volte Tino Boccuzzi cerca di gettarsi tra le fiamme e dobbiamo tenerlo. Ma lui ripete come un matto. Il fuoco lo sta mangiando. Dico di portarlo via, fuori. Mi volto e mi sento chiamare. Giovanni, Giovanni! Non ci credo. Guardo meglio. Non si vede niente. Sono Bruno Santino e Giuseppe De Masi. Due fantasmi bruciati, consumati dal fuoco, eppure in piedi. Non mi sentono più parlare, non sanno dove andare, in che direzione cercare. Sono ciechi. Poi De Masi si muove, barcolla verso la linea 4, tenendosi le mani davanti, come se fosse preoccupato di essere nudo. Mi avvicino e lo chiamo. Si volta. Chiama Bruno. Guardo la loro pelle scivolata via. Non so cosa dire. E loro mi cercano. Giovanni, sei qui vicino? Guardaci. Guardaci la faccia. Com'è? Cosa ci siamo fatti, Giovanni? Dicono gli operai che i sette alla fine sono morti perché da tempo erano diventati come invisibili. Si spiegano con le parole di Ciro Argentino e Peter Adamo, 30 anni. L'operaio ovviamente esiste, cazzo se esiste. Manda avanti un pezzo di paese, soprattutto a Torino, lo sanno tutti. Ma esiste in fabbrica e non fuori, nel lavoro e non nella testa della politica. Ma lo sapete voi, aggiunge Fabio Carletti della FIOM, che nell'assemblea del PD appena eletta a Torino non c'è nemmeno un operaio. Che in tutto il Consiglio Comunale ce n'è uno, perché il sindacato si è trasformato in lobby e ha minacciato di fare una lista operaia separata. Supremo scandalo per la sinistra. Dice Peter che l'invisibilità la senti tutto quando vai a comprare il pane, quando esci la sera. Per le storie veloci con le ragazze in discoteca, fai prima dire che sei un rappresentante, ma è più sul sicuro. Non è rifiuto o disprezzo, aggiunge Davide Provenzano, 26 anni, è che sei di un altro pianeta. Credono di poter fare a meno di te. Da bambino, spiega, vedevo con mio padre al telegiornale notizie sul contratto dei metalmeccanici. 11 milioni di tute blu scendono in piazza. Adesso non si sa quanti siamo. 1,7 milioni, 1,8 milioni. Il sindaco Chiamparino sa di chi è la colpa. Quelli che pensano alla modernità come a una sostituzione, l'immateriale, l'effimero, al posto del manifatturiero, mentre invece è moderno chi gestisce la complessità, la fine di una cosa con l'inizio dell'altra, sopravvivenze importanti e novità salutari. Chiampa dice che lui non potrebbe dimenticare gli operai. La sua famiglia viene dalla fabbrica, il figlio di suo fratello ha la stessa età e fa il lavoro dei ragazzi della Thyssen. Però è vero che si lamenta perché i riformisti non usano più quella parola operaio. E tuttavia non si può tornare agli anni 70. E la città non è indifferente. Non si può misurare il funerale operaio col metro del funerale dell'avvocato. In quel caso la partecipazione era anche un modo di dire io c'ero, mentre qui voleva dire voi ci siete. E poi pensiamo sempre a Mirafiori, dove cresceva l'erba sull'asfalto,
tutto era abbandonato e tutto è rinato. Il sindaco ha aiutato Marchionne, l'amministratore delegato Fiat ha aiutato Chiamparino. I due si vedono qualche sera per giocare a scopa col vice sindaco e un ufficiale dei carabinieri, ma in pubblico si danno del voi, perché questa è Torino. Anche se Marchionne voleva strappare e andare al funerale operaio della Thyssen, poi si è fermato, dice, per paura che la sua presenza diventasse una specie di comizio silenzioso. Ha radunato i suoi e ha detto che non capiti mai qui. Un incidente può sempre scoppiare, ma non per incuria verso la tua gente e il suo lavoro. Mai, mettetemelo per iscritto. Solo in Italia, spiega ancora Marchionne, operaio diventa una brutta parola. Nel mondo indica quelli che fanno le cose, le producono. E tuttavia, avverte il professor Marco Revelli, Torino è sempre più moriana di Calvino. La città con un volto di marmo e di alabastro e uno di ferro e di cartone. E una faccia non vede più l'altra. Gli operai della Thyssen, anche per la loro età, non hanno riti separati, tradizioni private, fanno una vita perfettamente visibile nella sua normalità. Dopo la fabbrica si incontrano indifferentemente alla Fion o al McDonald's di via Pianezza. Peter ha la moglie laureata e vede tutta gente del suo giro. Ai funerali hanno messo musica dei Negramaro, hanno portato anche la maglia di Del Piero. Ma ti dicono che l'invisibilità sociale li rende deboli. La debolezza e la solitudine portano a scambiare straordinari per sicurezza. Il paese li convince di vivere in una geografia immaginaria dove per 10 anni ha contato solo la cometa del nord-est, solo l'illusione del lavoro immateriale, solo il consumatore e non il produttore. E persino la parola lavoro è stata poco per volta sostituita da altre cose: saperi, competenze, professionalità. Questa fragilità culturale, politica, sociale, li espone. E il cardinal Poletto, che ha fatto l'operaio da ragazzo, il mattino in officina, il pomeriggio in canonica, ha detto ad ogni funerale cose semplici ma solide, perché autentiche. La città ha reagito, ma non basta, serve un sussulto. La ricerca sacrosanta del profitto non può danneggiare la sicurezza o addirittura la vita di chi lavora. La sinistra ha detto meno del cardinale. Nessuno sa cosa fare davanti a una cosa così. Due compagni di lavoro carbonizzati e ancora vivi. Uno ha preso 2 giacconi e li ha buttati addosso. Giovanni, aiutaci, dicevano. Portaci via. Ragazzi, ho provato ad assicurarli, l'importante è che state in piedi. Io non so se posso toccarvi, non posso prendervi per mano, ma vi portiamo fuori, vi facciamo da battistrada. 2 passi e trovo per terra Rosario Rodinò, Angelo Laurino e Roberto Scola. Statue di cera che si sciolgono, l'olio che frigge, non c'è più niente. I baffi di Rocco, i capelli di Roby, solo la voce. Mi accoccolo vicino a Laurino, gli parlo, si volta. Dimmi che sarai vicino ai miei. Scola ripete che ha 2 figli piccoli. Non potete farmi morire. Rodinò sembra più calmo. Non pensare a me. Io sto meglio. Occupati di loro. Poi, quando ritorno da lui, mi chiede: come sono in faccia? Cosa vedi? Arrivano i pompieri. Poco per volta li portano via. Un vigile mi dice che stanno morendo. Ma il fuoco ha già mangiato le terminazioni nervose, per questo resistono al dolore. Non so se è vero, non capisco più niente. Ho quei manichini davanti agli occhi. Prendo un pompiere per il bavero e gli urlo: che schiavone è ancora a terra da qualche parte, devono salvarlo. Mi dice che l'hanno portato via e che devo andarmene, perché il fumo sta divorando anche me. Stacchiamo la tensione a tutta la linea, blocchiamo il flusso degli acidi, dei gas, dell'elettricità. Tutto si ferma, la ThyssenKrupp. Probabilmente per sempre. Non ho più niente da fare. Al cimitero hanno messo le sigarette sopra ogni tomba. Un pacchetto di Diana per Angelo, 2 sigarette sciolte vicino alla fotografia di Antonio, 1 sulla sciarpa di Roberto,
Le Marlboro per Giuseppe e per Rosario. Subito non capisco. Poi sì, i ragazzi di oggi non comprano più le sigarette, ma i ragazzi operai sì, le hanno sempre in tasca. Metterle lì tra i fiori dei morti è un modo per riconoscerli, per renderli visibili. Bene, grazie per l'attenzione. Allora, volevi fare il minuto di silenzio, se non sbaglio, no? Vabbè, prendi il microfono. Vai. Mettiti al microfono, così sentiamo meglio, grazie. Non lo so, fai un po' a cazzotti con, scuso, uso questo termine proprio plateale, fa un po' a cazzotti con questa realtà, perché sono le solite parole che siamo abituati a sentire da parte di alcune istituzioni. Egregio Presidente, ringrazio per il cortese invito a prendere parte, questo è il Ministro della Salute, a parte al convegno sul tema la sicurezza sul lavoro, purtroppo concomitanti impegni non mi consentono di intervenire, ma speriamo che questi impegni però li fanno fare delle cose produttive, concrete, per ridurre questi incidenti e infortuni sul lavoro, che è vergognoso, a maggior ragione, che come abbiamo detto prima, dai, e poi verrà fuori anche dagli interventi dei relatori, come in realtà sono, e inversamente questi incidenti sono inversamente proporzionali anche alla, nonostante si riduce l'occupazione e aumentano lo stesso, cioè, dovrebbero ridurre, no? Con una minore occupazione, invece no, aumentano gli incidenti, perché le società, per risparmiare, utilizzano naturalmente per essere più concorrenziale utilizzano dei lavoratori stranieri, dove a volte mi diceva anche degli amici commissari di polizia eccetera, questi a volte muoiono e non si sa neanche che sono morti, non sono nemmeno denunciati, a volte si ricoverano in ospedale e immediatamente non denunciano neanche la società dove lavorano, ma scappano dopo i primi soccorsi, vanno subito via per non essere licenziati. Quindi in realtà gli incidenti e gli infortuni sul lavoro sono maggiori di quelli che risultano ufficialmente. Quindi allora, continuando, voglio esprimere tuttavia il mio interesse sul tema del convegno che coinvolge anche il Ministero della Salute, di cui ho recentemente assunto la responsabilità. Sono stati fatti molti passi in avanti, non me ne sono accorto però, in questo settore nel periodo tra il 1978 ed il 2010. Gli infortuni sul lavoro sono infatti diminuiti in maniera significativa, passando da 1.186.684 a 775.374, di cui 980 mortali. Poi saranno i relatori a dare appunto delle adeguate informazioni. Si continua dunque a morire sul lavoro e di lavoro, e la riduzione nell'entità del fenomeno non rassicura né conforta. Non dobbiamo e non vogliamo rassegnarci, speriamo. Ritengo pertanto che l'impegno delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni sociali e delle associazioni debba essere finalizzato ad assicurare la piena osservanza di tutte le norme a garanzia della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Con l'augurio di buon lavoro, eccetera, eccetera, Ministro. Però perlomeno il Ministro ci ha scritto qualcosa, gli altri si sono soltanto rammaricati di non partecipare, ma non neanche...
Va bene, ci ho fatto perdere tempo. Grazie. Allora volevi un attimo venire, prima di fare un minuto di silenzio per il caro Arnaldo Ninghi, un giornalista e anche poi attore di teatro. Sì, buonasera. Io sono Enzo Fasoli e voglio solo dire due parole in ricordo di questo maestro di teatro. Io ho iniziato con Arnaldo nel 1970, tantissimi anni fa, con uno spettacolo tra l'altro al Teatro Valle, dove io curai comunque la regia e dove comunque quest'anno, dopo 43 anni, riproporrò. È un titolo molto semplice, In principio, che è un testo di George Bernard Shaw, tratto da un libro che è Torniamo a Matusalemme. Ma di Arnaldo Ninghi voglio soltanto esprimere due parole. È stato comunque un grande maestro di teatro, ma soprattutto un grande uomo e personalmente un grande amico. Con lui ho trascorso diversi anni di lavoro e di questi anni di lavoro sono poi sempre stati importanti per l'amicizia, più che non per la professionalità di entrambi. Io credo che a ognuno di voi forse può sembrare retorica, perché tutti quanti quando veniamo a ricordare qualcuno lo veniamo sempre perché vogliamo dare vita, ma uno dei vantaggi di un mestiere come quello dell'attore è sicuramente sempre presente in ogni istante, perché basta che noi guardiamo un film, una trasmissione televisiva o ascoltiamo un racconto o una poesia che questa persona, questo attore recita, ci permette comunque di ricordarlo in ogni istante. Lui, io vi voglio solo chiudere con una piccola cosa. Lui recentemente, alcuni anni fa, non tantissimi anni fa, credo un paio di anni fa, pubblicò tramite le edizioni Eri, che sono chiaramente la casa editrice della RAI, un libro. Io questa compagnia non la volevo fare. Bene, attraverso questo libro c'è la sua storia, il suo racconto, la sua vita, la sua voce, perché il libro è anche accompagnato da un audio produzione, e da questo libro ognuno di noi può sentirsi ogni istante, ogni momento che lo vuole ascoltare o ogni momento che lo vuole leggere, non solo vicino ad Arnaldo Ninghi, ma probabilmente vicino anche a chi nel mondo dello spettacolo in generale ha scelto di farlo e di viverlo e di amarlo, tenendo presente che comunque gli attori e il mondo dello spettacolo è la prima mondo del lavoro assolutamente precario, al di là di quello che può sembrare guardando magari a volte la televisione o piuttosto andando al cinema o andando a teatro. Perché purtroppo il nostro lavoro è fatto proprio di questo precariato, e tenendo conto di ciò credo che di lui l'unico aspetto più importante che voglio ricordare è stata la sua grande umanità e la sua grande amicizia. Grazie. Io direi di fare il minuto di silenzio e dare la parola ai relatori. Allora, gentilmente ci vogliamo alzare in piedi e fare un minuto di silenzio per... Bene, grazie. Allora, noi oggi siamo chiamati a relazionare sulla sicurezza e sul lavoro, ovviamente per chi ce l'ha, questo è un altro grosso problema, ma che oggi non siamo qua a affrontare questo. E quindi, tuttavia, questo tema è disciplinato dal decreto legislativo 81 del 2008, ex 626,
Ovviamente con i qualificati e autorevoli relatori capiremo quelle che sono le dinamiche e le lagune ancora tutt'oggi da perfezionare. Io partirei subito dal Presidente Lupo con una domanda, da giornalista non posso non farla e quindi tutti i relatori si potranno esimere di rispondere alle mie domande. Allora, Presidente, quali sono gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla sicurezza sul lavoro? Volevo innanzitutto, prima di affrontare la domanda posta, ringraziare Alberto De Marco per l'invito e soprattutto per aver scelto un tema che mi sembra di interesse massimo. Un po' siamo tutti, credo, coinvolti dal clima del documentario, l'avevo già visto a casa, ma rivedere certe fotografie, risentire certi fatti come quelli della Thyssen, su cui non entro perché c'è un processo in corso, quindi non ne ero certo su questa vicenda, però fa capire come sia difficile adesso fermarci a livello di parole di fronte a fatti di questa gravità. E d'altro canto, sin da giovane, quando sono andato in magistratura e sono venuto a contatto, che ho lavorato nel settore, come dirò poi nel corso del mio intervento, che vorrei non molto lungo, direi, mi riprometto 10, massimo 12 minuti, sono rimasto colpito perché io, provenendo da una famiglia borghese, mio padre faceva lo stesso lavoro che ho fatto io, sono rimasto davvero a contatto con questa realtà molto molto ampia, ed era ancora più ampia quanto quasi 50 anni fa, sono entrato in magistratura, il problema di, non so, il peso del lavoro che c'è per tutti, pensare che non è soltanto la fatica del lavoro, ma il lavoratore può rischiare la morte nel lavoro o una lesione grave che lo condiziona in tutta la sua vita. Ecco, è un qualcosa che per chi viene da una famiglia borghese credo che sia piuttosto sconvolgente, cioè è abituato ad affrontare il lavoro per quello che è il lavoro e in realtà poi invece il lavoro può determinare la fine della vita di un lavoratore o addirittura conseguenze anche più gravi perché poi perdurano per tutta l'esistenza. E allora effettivamente io ho chiesto per un paio d'anni, ho lavorato qui alla Prefettura di Roma, ero giovane, nella materia proprio degli infortuni sul lavoro. Vedete, come c'è una delle interviste del CD che è molto chiara, è quella al procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, dottor Roberto Cucchiari, che è preposto proprio all'attività del pubblico ministero in questa materia, e lui parte da un concetto che consente subito di rispondere alla domanda. La normativa in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, siano essi infortuni mortali che infortuni consistenti in lesioni, è una normativa che è efficace nella sua globalità. Possono esserci aspetti critici particolari, però una normativa, come è stato ricordato, giustamente è stata dettata nel 2008, io mi ricordo che lavoravo con una normativa in tema di prevenzione infortuni, era del 1955-56, del tutto superata, poi c'è stata quella del 94-96, e poi è stata appunto una normativa riscritta completamente nel 2008, poi integrata e corretta col decreto legislativo numero 106 del 2009. Quindi abbiamo una normativa piuttosto attuale che è quindi in linea di massima idonea a prevenire il problema infortunistico. E dove però tocchiamo le lacune della situazione, non tanto nella giurisprudenza che applica questa normativa, quindi diciamo il giudice non fa altro che applicare le leggi interpretandole con tutti i problemi che l'interpretazione può comportare, con gli spazi anche che l'interpretazione può avere in se stessa, però il lavoro del giudice è un lavoro che si riconduce alla normativa, quindi normativa efficace dell'attività giudiziaria direi non offre problemi particolari. Dove invece i problemi sono grossi e sui problemi del controllo sul rispetto della normativa. E qui è il punto dolens della situazione.
cioè le norme ci sono, ma occorre, perché siano rispettate, che qualcuno controlli. C'è un dato che indica il dottor Cucchiari, che è significativo quanto mai per farci toccare il problema nella sua attualità. Alla Procura di Roma sono addetti degli ispettori del lavoro, che sono proprio preposti a controllare il rispetto della normativa, a intervenire quando c'è la comunicazione di un infortunio. 8-9 anni fa, di ispettori del lavoro presso la Procura di Roma, che è competente per tutto il circondario, cui si riferisce il Tribunale di Roma, ce n'erano, ci dice Cucchiari, 14. Oggi gli ispettori del lavoro addetti alla Procura, che lavorano alla Procura, sono 2. E si tocca con mano come il problema è quello della idoneità degli organismi che devono svolgere una funzione di controllo a svolgere poi effettivamente questa funzione. Vedete, il dato che vi ho indicato, che ho preso da questa intervista, che poi credo che sentirete anche voi se poi il documentario continuerà a essere proiettato, mi colpisce molto, perché questa innovazione della presenza degli ispettori del lavoro presso gli uffici del pubblico ministero, che non è prevista dal sistema normativo, è una prassi, fu iniziata proprio a Roma nei primi anni 70, alla Pretura di Roma. C'era una sezione che fu creata, reati in materia proprio di infortuni sul lavoro, di alimenti e di inquinamenti, e per effetto di alcuni colleghi che lavoravano in quella sezione si creò proprio questo pool di ispettori del lavoro che intervenivano perché l'azione del pretore, allora era pretura diversa dalla procura, oggi è tutto unificato nell'unico ufficio del PM, che è quello della Procura della Repubblica, perché appunto intervenissero di fronte a una notizia di infortunio. Io che poi andai a lavorare per 2 anni in questa sezione, e mi ricordo andavamo, avuta notizia di un infortunio, andavamo, io ero appunto pretore, andavamo insieme con un ispettore del lavoro a andare a vedere l'infortunio, come sarà verificato, proprio ad accedere direttamente sul cantiere, perché per lo più gli infortuni avvenivano nel settore edilizio, almeno a Roma. Ecco, allora, ed era l'inizio di questa nuova prassi, gli ispettori erano ben 6. Ecco, cioè sentire oggi che sono ridotti a 2, ecco, direi che davvero fa toccare con mano come il controllo sia proprio messo in condizione di non potersi espletare in modo idoneo, efficace. E questo perché? Perché il controllo in via istituzionale è affidato oggi alle ASL, che hanno un servizio ispettivo. Ora, io non ho lasciato il settore, io sto parlando di un'esperienza che si rifà a metà degli anni 70, ho lasciato poi diciamo nel 76 quel lavoro, e quindi poi non ho seguito più, al di là delle cause che in Cassazione sono capitate in materia di infortuni sul lavoro o di contravvenzioni di inosservanza della prevenzione infortuni, e quindi non sono addentro a come funzionano oggi le cose in concreto. Però ecco, pensare che le ASL, che hanno una concerie di compiti infiniti, possano assolvere anche ad un servizio ispettivo sul rispetto della normativa antinfortunistica ed in generale sulla sicurezza del lavoro, davvero è un po' diciamo da ottimisti, perché esige questo settore un'alta specializzazione. Non è che si improvvisa chi va a controllare se c'è stato un rispetto di questa normativa, e le ASL sono, sappiamo benissimo, oberate da attività le più varie. Mentre invece probabilmente era qualche cosa di predisposto meglio quando esistevano enti specificamente preposti alla prevenzione di infortuni del lavoro. Ricordo l'EMPI, ad esempio, che all'epoca mia svolgeva un certo ruolo efficace in questo settore. Però sentiamo che c'è una diminuzione, il dato del Ministro che è stato letto poco fa mi sembra significativo in senso non pessimistico, anche se le morti, soprattutto le morti, sono effettivamente impressionanti. Un ultimo dato volevo dare, per rispettare un po'
la sintesi del mio intervento. Sempre da questa intervista del dottor Cucchiari sentirete che in un solo anno a Roma, si riferisce in relazione all'epoca dell'intervista all'anno dal 2009 al 2010, cioè le statistiche vanno per lo più quelle giudiziarie dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno, quindi in questo anno dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2010 ci sono state ben 3.749 denunzie penali alla Procura di Roma. I morti sono stati 42, non pochi, però le denunzie sono 3.749. Bene, ogni denunzia penale, che sono denunzie per lo più di contravvenzioni, di inosservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro, sorge, come sanno qui, abbiamo un professore di procedura penale, il professor Taormina, che insegna queste cose, ogni denunzia determina l'inizio di un processo penale. Quindi abbiamo avuto solo per gli infortuni sul lavoro 3.749 processi iniziati alla Procura di Roma in un solo anno. Io credo che questo dato ci faccia toccare con mano il problema della giustizia in generale, cioè il sovraccarico che c'è sugli organi giudiziari, che raggiunge numeri che sono inconcepibili in altri paesi d'Europa. Vedete, il processo penale è un meccanismo costoso, complesso, e dovrebbe essere impiegato per i fatti, diciamo, gravi, nel senso che o c'è stata la morte o una lesione grave. Prevedere una denuncia penale, un reato, per un'omissione di un meccanismo di sicurezza del lavoro, in osservanza di una norma, una contravvenzione, significa intasare gli uffici giudiziari, che a quel punto non sono poi in grado di assolvere alle loro funzioni, cioè di colpire i fenomeni di maggiore gravità. Io credo che sarebbe molto più utile per la collettività se si rinunziasse a intervenire penalmente in tanti casi in cui oggi è prevista la sanzione penale, su richiesta anche dell'opinione pubblica, per amor del cielo, qui non voglio fare accuse alla classe politica, qui è un problema di cultura di un paese, e prevedere ad esempio per tutte le inosservanze in materia di sicurezza del lavoro delle sanzioni amministrative che possono essere più efficaci dell'inizio di un processo penale che poi si chiude col pagamento di un'ammenda attraverso l'oblazione e quindi senza conseguenze poi rilevanti per chi ha commesso la contravvenzione, prevedendo ad esempio la sospensione dell'attività di impresa fino alla messa in regola dell'impianto o del cantiere edilizio. Io credo che sarebbe molto più efficace un tipo di intervento di questo genere, anziché prevedere una contravvenzione che determina una denuncia penale, l'ingolfamento delle procure della Repubblica, che a quel punto vengono messe in condizione di non procedere anche per fatti di notevole entità, con le lentezze che poi tutti lamentiamo dell'apparato giudiziario e della giustizia penale in generale. Quindi io credo che, e con queste serie di considerazioni che mi veniva fatto un po' da ritornare su questo argomento su cui ho lavorato ormai, si tratta di più di 30 anni fa, 35 anni fa, 36 anni fa, lavoravo in questo settore, come dicevo, e quindi a questo punto direi che occorrerebbe forse guardarlo con una mentalità un po' meno condizionata. Sicuramente importantissima, però cerchiamo di colpire con controlli efficaci, quindi con organismi che siano dotati delle persone sufficienti numericamente e come capacità per colpire il fenomeno, sul piano del controllo. Una volta che il controllo abbia fatto venire fuori una violazione, la violazione, se è una violazione, si è fermata a livello di mera inosservanza delle precauzioni e delle normative sulla sicurezza del lavoro, prevedere un intervento sul piano dell'amministrazione che si conclude però con interventi efficaci fino alla sospensione dell'attività, dicevo, del soggetto che commette che ha commesso la violazione, fino a quanto appunto non regolarizza il proprio impianto, e che prevede l'intervento penale solo di fronte a lesioni gravi o a morti, perché è chiaro, su questi fatti non si può non intervenire a livello penale. Però, ed è l'ultima considerazione che faccio, rendiamoci conto che il discorso, e dalle interviste viene fuori anche questo, ed è frutto della mia esperienza anche questo che voglio comunicarvi,
Il discorso degli infortuni sul lavoro è un discorso di, non solo di, diciamo, di datori di lavoro che devono essere capaci e disposti ad osservare la normativa anche se ha un certo costo economico, però è anche una questione di mentalità, cioè occorre che un po' tutte le persone, anche gli stessi lavoratori, acquisiscono la mentalità di prudenza, di attenzione nel mondo del lavoro. Si resta colpiti quando si sa che l'infortunio casalingo più frequente, statisticamente parlando, è quello della caduta dalle scale in casa. È un qualcosa che tutti facciamo, che però determina gli infortuni casalinghi più frequenti, statisticamente parlando. Perché? Perché tutti più o meno non prestiamo la dovuta attenzione nel momento in cui si mette una scala e si sale sulla scala. È una cosa che mi ha molto colpito quando l'ho letta, perché appunto rimasto sorpreso, e mi ha fatto capire come il discorso sicurezza del lavoro presuppone sì normative efficaci, normative il cui rispetto venga controllato, non sovraffollamento del meccanismo giudiziario, ma ricorso a una molteplicità di sanzioni, ma richiede anche, last but not least, anche una mentalità che ci accomuna tutti a prestare attenzione e prudenza quando può determinarsi una situazione pericolosa. E il lavoro, appunto nel campo dei cantieri, soprattutto cantieri edilizi, è di per sé pericoloso. C'è quella intervista che fa Alberto De Marco ad un'impresa, nel documentario c'è molto interessante quel sopralluogo presso un'impresa di falegnameria, di trasporto del falegname, dove ecco il datore di lavoro che viene intervistato dice, proprio indica come gli stessi lavoratori hanno difficoltà ad usare i meccanismi di sicurezza sul lavoro. Ecco, io direi che è significativo di un costume un po' generale di cui dobbiamo essere consapevoli quando affrontiamo un fenomeno, cioè c'è anche un problema di educazione, di costume generale che va migliorato per migliorare la sicurezza sul lavoro. Grazie a voi dell'attenzione. Grazie. Grazie Presidente Lupo, grazie veramente per i suggerimenti che in questa sede ha voluto così avanzare. Io vorrei chiedere al professor Carlo Taormina, professore e anche avvocato, quali sono gli accertamenti e le responsabilità penali in tema di infortunio sul lavoro, professore? Ma io ho ascoltato le osservazioni sempre acute di Ernesto Lupo e le condivido al 100%. Quello è il problema. Però dobbiamo anche cercare, come dire, di andare un pochino alla individuazione delle cause di un fenomeno che il Ministro della Salute pensa che possa avere essere fonte di minore preoccupazione solo perché sono diminuiti i morti. Insomma, credo che questa sia una logica assolutamente non accettabile, come 700 mila morti invece che 1 milione siano qualcosa che debbano far ben sperare. No, le cose non stanno ovviamente così. Ma vedete, diceva Lupo della normativa, e io sono d'accordo che la normativa debba essere altamente selezionata in modo tale che ci si concentri su quelli che sono gli effetti principali devastanti in questo settore. Però bisogna stare attenti ad alcune cose. Qui io credo che il punto fondamentale sul piano della normativa vigente, che è stata sempre sufficiente, non è stata mai insufficiente, è stata sempre sufficiente, è stata tanto sufficiente quanto inosservata. E questo è il punto fondamentale. Quando succedono situazioni di questo genere, si diceva la magistratura si carica di lavoro, viene caricata di lavoro e quindi questo la distoglie da interventi più efficaci e da quelli più importanti. Ma il problema è che la magistratura è caricata di questi lavori
di questi supplementi dal punto di vista anche investigativo, eccetera, che francamente potrebbero essere benissimo evitati, per la semplice ragione che la pubblica amministrazione, che ha le responsabilità nell'accertamento di questi fatti e soprattutto nella prevenzione, non ci dimentichiamo che ogni norma che prevede una sanzione in materia di infortunistica è anche una norma di prevenzione. Per cui nel momento nel quale non c'è come dire, l'intervento che garantisce la stigmatizzazione del comportamento o della violazione della norma, ci dobbiamo ricordare che ogni volta è mancata una attività di prevenzione. A me non interessano le responsabilità per quello che riguarda la violazione delle norme di infortunistica, e siamo tutti d'accordo che possono essere in un'amministrazione pubblica che funzioni, il che mi pare molto complicato ritenerlo, ci se ne interessi altrove. A me però interessa che chi nella trafila delle responsabilità è individuato come chi non ha fatto il suo dovere, nel senso di intervenire come avrebbe dovuto, al di là delle responsabilità dell'imprenditore o comunque del datore di lavoro in genere, a me interessa che chi non è intervenuto sia il primo anello delle responsabilità. Se noi non ogni volta che si verifica un fatto di quelli di cui ci stiamo interessando ci concentriamo su quelle che sono le conseguenze del fatto e le causali di queste conseguenze, non andiamo mai da nessuna parte. Io credo che la teoria delle responsabilità deve essere completa. Non esercitare il dovuto controllo preventivo significa omettere un atto del proprio ufficio. Se noi cominciamo intanto a mettere al primo posto il problema delle responsabilità per chi deve controllare, probabilmente cominciamo ad affrontare, secondo me, il tema nella giusta maniera. Perché vedete, a me sembra di dover dire una cosa. Quando osservo la vicenda Thyssen, della quale ci siamo interessati in questo bellissimo filmato, o quando penso per esempio all'Ilva di Taranto, perché abbiamo sotto i nostri occhi un esemplare clamoroso delle cose di cui stiamo parlando, beh, io devo dire che sono 30 anni, 40 anni che a Taranto succede quello che succede, erano 20 anni che succedeva per la Thyssen a Torino, ma dico, scusate, ma ci vogliamo chiedere che cosa è accaduto dal punto di vista del controllo preventivo e, fatemi dire, anche dal punto dell'intervento repressivo? È evidente che qui ci sono delle catene di responsabilità sulle quali tutti hanno omesso di intervenire. Parlo degli ispettorati del lavoro, parlo degli altri enti che sono preposti, parlo anche della magistratura, perché a Taranto i magistrati stavano lì, a Torino i magistrati stavano lì. Perché succede questo? Ma io dico che c'è una sorta di di consenso tacito ad una tolleranza rispetto alla inosservanza delle regole di prevenzione. Se noi dovessimo fare un raffronto tra le regole di prevenzione violate e l'intervento dello Stato, della pubblica amministrazione, della magistratura, certamente le proporzioni sarebbero impressionanti dal punto di vista del tasso minimale di intervento. Ecco, allora, noi abbiamo questi due casi, Thyssen è da una parte e Ilva dall'altro. Stiamo parlando del problema di capire se dobbiamo dare la prevalenza al diritto alla salute piuttosto che al diritto al lavoro, insomma, stiamo parlando di questo problema, non stiamo parlando di altro. Allora io mi domando, ma come è potuto succedere che a Taranto, dove chiunque di noi vada ogni giorno, non riesce a respirare? Ma gli altri respirano? Certamente non respirano. E perché non è stato fatto mai nulla? Io credo che
tutto quello che di male avviene. Mi pare di capire che ci sono, per effetto finalmente degli interventi della magistratura, ci sono le condizioni per rendere meno rischiosa l'attività lavorativa dal punto di vista del diritto alla salute. Ma se ci sono nel 2013 queste possibilità, io penso che ci fossero anche 50 anni fa, 30 anni fa e via dicendo. E allora ecco perché dico, dobbiamo stabilire bene la catena delle responsabilità, che partirà certamente da chi ha il compito di prevenire, che riguarderà certamente chi non ha prevenuto e ha determinato con il suo comportamento omissivo determinate le conseguenze dannose in tema di omicidio colposo, ovvero di lesioni colpose. Insomma, ecco, dico, questa storia di questa sorta di come dire, di non controllo concordato, non sto dicendo di intese per non controllare, anche se spesso vediamo nei nostri processi penali, vediamo che ci sono anche le intese per non controllare, ci sono le intese che passano persino per comportamenti di carattere corruttivo o quant'altro, ma rappresentano certamente una minoranza, o voglio sperare che rappresentino una minoranza, ma sta di fatto che se noi possiamo oggi dire per la prima volta che sull'ILVA si può intervenire dopo 40 anni, 30 anni, 50 anni, io credo che dobbiamo interrogarci, dobbiamo renderci conto che i meccanismi ci sono e che non sono stati utilizzati. Ma poi vedete, c'è un'altra ragione per la quale siamo oggi a questo punto, che è un punto, attenzione, che è esposto ad una forte crescita, perché come è stato ricordato da qualcuno, questo problema delle difficoltà economiche in cui operano le imprese è un problema che poi si traduce frequentemente nella inosservanza di norme di prevenzione proprio per poter pareggiare i bilanci, tanto per intenderci. La logica del risparmio è qualcosa che in questo periodo sta certamente influenzando molto le scelte imprenditoriali. Ma c'è un'altra cosa, perché nelle preture delle quali parlava Lupo e negli uffici nei quali i controlli e i procedimenti penali si attivano ancora oggi, c'è una logica molto strana, perché la denuncia della violazione della norma preventiva in un modo o nell'altro va avanti, perché ci sono forme procedimentali contratte, perché si procede con il cosiddetto decreto penale di condanna, cioè delle forme che insomma in sostanza non comportano tutta l'articolazione che tutti quanti conosciamo di un processo penale, sono delle procedure alternative attraverso le quali si risolvono agevolmente, abbastanza agevolmente, questi problemi. Poi c'è la prescrizione che mette a posto tutto. Allora, il problema è, e non è soltanto del settore del quale ci stiamo interessando, il problema è di tutto il settore delle responsabilità per colpa. Parlo degli incidenti stradali, parlo degli incidenti sul lavoro, tutto ciò che rappresenta qualcosa di non doloso in materia infortunistica, intendendolo in generale, è assoggettato, fatemi dire, ad una sorta di assuefazione. Una assuefazione che deriva e che comporta una vera e propria indifferenza anche in ambito giudiziario, perché quello che accade nelle caserme di polizia o dei carabinieri, per cui se tu vai a presentare una denuncia per un furto che hai subito a casa, non ti chiedono di presentare la denuncia, ma ti chiedono se hai l'assicurazione, e quindi questo comporta nella stragrande maggioranza dei casi che il furto in appartamento, mi pare che le relazioni annuali della Corte Suprema di Cassazione, di cui il Presidente Lupo è stato altissimo rappresentante, ma per noi lo è sempre anche oggi, ogni anno ci dicono le percentuali dei delitti non puniti, percentuali altissime, senza entrare adesso nei particolari,
riguardano proprio i cosiddetti delitti di strada, cioè a cominciare da, ad esempio, dei furti negli appartamenti. Ormai il processo per furto negli appartamenti è una rarità nei nostri tribunali. Perché? Perché ormai non si fa nemmeno la denuncia, e se vai a fare la denuncia nemmeno te la prendono, e quindi si chiude con il risarcimento del danno dell'assicurazione. Purtroppo la stessa cosa accade per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, in genere sull'infortunistica legata dunque a fatti colposi, come ad esempio accade negli incidenti stradali. Questa logica risarcitoria è veramente un dato che erode la capacità di intervento e la incisività della decisione della magistratura. Erode perché il risarcimento del danno significa che la vittima del reato se ne sta a casa sua mentre si fa il processo, c'è una, come dire, ancora una volta un accordo tacito, direi, un accordo che fa parte del tessuto collettivo della nostra società, che è forse anche inevitabile, non voglio dare responsabilità a nessuno. C'è un accordo tacito perché risarcito il danno, nessuno più si viene a lamentare, il processo lo discuti tra l'avvocato difensore dell'imputato e il pubblico ministero, magari molto spesso assai distratto, anche perché noi oggi abbiamo dei pubblici ministeri onorari che cambiano ad ogni udienza, per cui non sanno quello che è successo nell'udienza precedente, per cui questi processi sono considerati una cosa assolutamente di quint'ultimo ordine. E questo è di grande impatto dal punto di vista della, come dire, della efficacia e della efficienza di un sistema preventivamente molto attrezzato, repressivamente adeguato, ma che poi nella prassi giudiziaria ha una, come dire, un percorso molto travagliato e spesso destinato al nulla. Dicevo prima delle prescrizioni, noi abbiamo anche in questo campo prescrizioni che ruotano intorno ai 7 anni e mezzo, per cui fare un processo in 3 gradi per queste situazioni, rispetto alle quali, venendo meno la parte civile, la vittima del reato come presente nel processo, viene anche meno la spinta ad accelerare il processo, quindi sono di quei fascicoli che restano lì abbastanza fermi per moltissimi anni, è molto frequente che si arrivi alla prescrizione. E io poi un'altra cosa voglio mettere in luce. Lupo si è fermato a proposito della Thyssen perché ha detto è pendente il procedimento. Voi sapete che in primo grado per la Thyssen c'è stata una sentenza che ha configurato una sorta di intenzionalità da parte dell'imprenditoria, nel senso appunto che le cautele che non sono state osservate, le misure di prevenzione che dovevano essere osservate, si è ritenuto che per essere gravi come erano gravi fossero tali da poter far prevedere all'imprenditore che potesse succedere qualche cosa. A Torino per la prima volta fu emanata una sentenza nella quale appunto quello che noi chiamiamo il dolo eventuale, si disse che c'era una sorta di intenzionalità, non voglio entrare nei particolari eccetera perché sono noiosi ma fondamentali. In secondo grado, come sapete, nell'ambito di una sommossa di popolo, questa tesi è stata revocata in dubbio, si è ritenuto che si trattasse di un fatto comunque colposo. Io non voglio prendere posizione su queste cose perché dal punto di vista delle nostre categorie giuridiche, che ormai non capisce più nessuno perché non interessano più, giustamente la gente guarda ai fatti piuttosto che alle categorie o alle formule da non dico da azzeccagarbugli, ma insomma spesso di questo genere, ma dico che questo probabilmente la sentenza dei giudici d'appello di Torino probabilmente è una sentenza che dal punto di vista tecnico può avere una maggiore aderenza a quella che è la previsione normativa attuale. Ma c'è un fatto però,
che noi non possiamo, e giustamente non possiamo, deturpare gli istituti facendo diventare dolo quello che è colpa, ma certamente c'è un fatto, la insensibilità, qui va denunziata, del legislatore rispetto al regime sanzionatorio di fatti così gravi come quelli dei quali ci stiamo interessando. Io voglio sapere che cosa succederà, perché a Taranto non si comincia a stabilire se i morti di cancro, dai bambini ai grandi, essendo ormai acclarato che quelle malattie sono state contratte a cagione di quell'inquinamento, a cagione di quelle attività, ecco qua la serie delle responsabilità, la catena delle responsabilità. A me non interessa niente, io voglio sapere se l'imprenditore, il quale manda in circolazione quei fumi che determinano inquinamento e che sono fonte di cancro, voglio sapere, a proposito di prevedibilità, voglio sapere se questo sia un dato con il quale dobbiamo cominciare a confrontarci. Non è che basta aspettare di vedere per le strade i cartelli, siamo malati di cancro, questi sono i nostri figli, e si risolve il problema. Se accanto a queste rivendicazioni giuste non c'è l'istituzione che sta accanto per capire dal punto di vista degli strumenti tecnici che cosa deve essere fatto, francamente io quando dal punto di vista scientifico si sa che quelle sostanze comportano contrazione di questa malattia, grazie a Dio non più incurabile, perché molte volte la medicina riesce a fare dei miracoli, ma voglio dire, se si sa che questa è la causale di certe malattie, non ho capito per quale ragione il discorso fatto da Torino in primo grado non debba essere preso in considerazione. Dicevo, non voglio distorcere gli istituti, però certamente non possiamo trattare fatti come la Thyssen o fatti come l'Ilva allo stesso modo, e sono tanti, perché noi conosciamo queste grandi espressioni di mancanza di prevenzione. Qui il perimetro si allarga, non è l'incidente qua che conta, qui non stiamo parlando di incidenti, stiamo parlando di cose che sicuramente, per non essere state effettuate, determinano quelle conseguenze, quindi non sono incidenti. Ma dico, certamente l'intervento legislativo deve essere tale, perché questi sono particolari fatti colposi, sotto certi profili questa particolarità è presa in considerazione, ma dal punto di vista sanzionatorio è molto difficile dire che si tratti di una previsione soddisfacente. Quindi io credo che oggi dobbiamo affrontare le cose, ecco, in maniera più compiuta, più completa, cioè non stare a vedere quello che succede rispetto ai singoli processi, non stare a vedere quelle che sono le carenze dal punto di vista organico, eccetera, anche quelle contano, per carità, perché se non c'è l'ispettore è chiaro che nessuno va a vedere. Ma non è casuale che ci siano solo due ispettori al Tribunale di Roma, perché tutto rientra in quell'accordo tacito per cui a partire dalla pubblica amministrazione, per giungere alla strutturazione delle istituzioni che hanno il compito di controllare se le cautele sono state osservate, c'è una rilassatezza che secondo me, e veramente chiudo qui, non è casuale, è fonte di una intesa tra imprenditoria e pubblica amministrazione e Stato, nella quale si dice per fare l'acciaio si può pure morire. Grazie professor Taormina. Adesso volevo conoscere il parere del professor Giulio Prosperetti, a fronte anche delle eccellenti relazioni già fornite dal professor Taormina e dal presidente Lupo. Ma in merito nell'interna corpus del diritto del lavoro, visto che lei è ordinario all'Università di Tor Vergata, qual è il riparto delle responsabilità dell'infortunistica? Grazie. Ma innanzitutto voglio dire che sono d'accordo col collega Taormina. Ci sono grosse carenze nella pubblica amministrazione e
Bisogna però anche mettersi nei panni di questi ispettori del lavoro, di questi ispettori delle ASL, lasciati sostanzialmente a se stessi, che non hanno le garanzie del magistrato. E purtroppo nella pubblica amministrazione si fa carriera non facendo, si fa carriera non facendo. Ecco, quindi io conosco tanti casi di ispettori richiamati perché facevano. Ora, noi siamo alla follia, la privatizzazione del pubblico impiego da questo punto di vista è stato un disastro, nel senso che come si fa a considerare un mero lavoratore, una persona che ha il potere di fermare una fabbrica che dà lavoro a una città? Quindi ogni pubblico dipendente ha un'attribuzione di poteri e quindi l'idea che debbano essere considerati alla stregua di dipendenti privati, questa funzionalizzazione privatistica del rapporto di lavoro, è un'assoluta follia. Quindi se noi vogliamo avere dei controlli efficaci dobbiamo dare uno status agli ispettori, gli dobbiamo dare una carriera programmata, una inamovibilità, così come hanno i magistrati, perché alla fine l'unica cosa che funziona in Italia è l'aspetto poi repressivo della magistratura, perché ci sono delle tutele che consentono al magistrato di fare in relativa, diciamo, serenità il proprio lavoro, cosa che il pubblico funzionario non ha. Ora, poi c'è un altro dato. C'è il fatto che la sicurezza costa moltissimo. E la concorrenza tra imprese è data proprio in gran parte dal risparmio sulla sicurezza. Siamo a livelli di concorrenza per cui, per esempio, mi spiegava un dirigente di una fabbrica di elettrodomestici che l'utile era dato dal piano della logistica. Cioè, così come riusciva un piano della logistica più efficiente rispetto alla gestione del magazzino, alla movimentazione dei materiali, eccetera, rispetto a un altro, quello faceva la differenza sul piano della concorrenza. Vi immaginate quale differenza fa di più un piano di sicurezza fatto in un modo o in un altro? Ora, quindi, è inutile che diciamo ci nascondiamo dietro un dito, tutto il sistema Italia funziona su questa base, così come l'India o la Cina fanno concorrenza al mondo occidentale perché ci sono standard di sicurezza inferiori, abbiamo visto di recente le tragedie, no? che sono successe. Appunto. Beh, qualche cosa c'hanno, insomma, indubbiamente molto 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 basso, eccetera. Ora quindi, come si dice, il problema è politico, nel senso che si dovrà pensare, se si vuole davvero garantire la sicurezza, a dei contributi, a degli incentivi fiscali, e qui viene poi in discussione il sistema Europa, perché poi si finisce di dire che quelli sono aiuti di Stato e quindi c'è sempre questa ombra sulla possibilità, no, di aiutare in qualche maniera le imprese. Quindi sistema di incentivi e autonomia dei controllori, questi io direi che sono dei punti importanti da mettere in cantiere. Poi, rispetto alla domanda che mi faceva il nostro moderatore, devo dire che qui Mussolini diceva la democrazia i ludi cartacei, qui proprio sono ludi cartacei, nel senso che i piani di sicurezza, eccetera, eccetera, sono tanta carta,
che però poi non ha un effettivo riscontro. Non è che la carta non serva, intendiamoci, perché comunque sono protocolli minimi ai quali gli imprenditori sanno di doversi attenere e che sui quali devono elaborare dei piani specifici di sicurezza, e quindi tutto questo fa sì che non possono, diciamo, essere poi inconsapevoli dei rischi che corrono e che fanno correre ai loro dipendenti. Ma oggi il sistema di produzione è molto articolato, cioè è un po' un'eccezione questa di una fabbrica che sta tutta dentro un capannone, perché in realtà ci sono processi complessi, alcune lavorazioni si danno in outsourcing, altri specialisti di un'altra fabbrica a lavorare dentro il mio capannone, e ci sono tanti cantieri esterni per cui non tutte le lavorazioni si fanno all'interno. Questa legislazione si applica anche ai servizi, quindi è tutto molto, molto articolato. Ora la legge si fa carico di questo e crea un sistema, diciamo così, concertativo tra il committente, l'imprenditore principale, il subappaltatore e via dicendo, in maniera tale che ognuno deve mettere a conoscenza dell'altra parte quelle che sono le peculiarità di rischio che attengono a quel segmento di produzione di cui quella particolare impresa che lavora in concerto con le altre ha però contezza. Quindi il sistema da questo punto di vista è molto articolato, però tutto questo comporta anche qui se cambia il processo produttivo, c'è una nuova esigenza, cioè bisogna fare nuovi documenti eccetera. Quindi c'è un grande lavorio di periti, ingegneri eccetera, che sta dietro queste cose. Poi però se si va a vedere la casistica anche nella giurisprudenza eccetera, il più se lo prendono con il preposto. Il preposto è l'ultimo gradino della cosa, è il caposquadra, è quello che gli dice: tu vai lì, vai su con l'impalcatura, fai questo, fai quell'altro eccetera. A me è capitato di difendere una causa in cui l'azienda era fallita, le due assicurazioni che appunto che dovevano risarcire i danni in questa cosa erano tutte e due fallite anche loro. Con chi se la sono presa? Con il caposquadra, che che fra l'altro in quel momento in cui è successo l'infortunio era fuori perché era la pausa pranzo e questo dipendente di una ditta esterna era salito sul tetto ed era caduto di sotto. No. E quindi questo era rimasto l'unico solvibile di tutto questo, di questa lunghissima catena. Che il sistema sia un po' artificioso, e ve lo dice qui abbiamo il committente che secondo la giurisprudenza è anche lui responsabile perché deve scegliere un'impresa idonea a fare un determinato lavoro, quindi anche chi fa i lavori in casa, no, deve essere ben attento, perché se sceglie un'impresa inidonea comunque rimane responsabile anche lui. Poi c'è il datore di lavoro, quindi l'imprenditore, quello che fa il lavoro, che può sì delegare delle funzioni, perché non si può pensare che un capitano d'industria poi vada a seguire minutamente il processo produttivo nelle singole fasi dove ci possono essere appunto dei fattori di rischio non controllati. Ma comunque il datore di lavoro deve vigilare sul il delegato, cioè delega, ma non si spoglia neanche lui completamente della
responsabilità. Poi c'è il dirigente, perché in un'impresa c'è tutta una catena gerarchica. Dirigente che non è detto che sia dirigente in senso che abbia la qualifica di dirigente, però è quello che comunque ha, diciamo, gerarchicamente la responsabilità. E questo è un dato positivo della legge, nel senso che non si separa la responsabilità gerarchica dalla responsabilità in materia di infortunio. Quindi tutta la catena gerarchica proquota a una sua responsabilità. Poi c'è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che può essere un dipendente, un consulente, eccetera, e questo che deve collaborare per fare questo piano generale di prevenzione e protezione. Se poi l'azienda ha più di 200 dipendenti, ci vuole un servizio apposito con degli addetti al servizio di prevenzione. Poi c'è il medico competente, che appunto per tutti quelli che sono in rischio alla salute deve anche vigilare e dare il suo apporto. Quindi, come vedete, è un sistema molto articolato, ma che poi si complica moltissimo laddove appunto ci sia un'impresa capocommessa che poi ha dei subappaltatori che magari poi hanno dei lavori esterni, eccetera, e per ognuno di queste fasi bisogna fare tutti questi piani di sicurezza. Quindi diciamo il sistema è molto bene articolato. Certo, poi nella pratica è difficile stabilire chi ha la responsabilità di che cosa. Mi diceva una collega universitaria che era un ricercatore, una biologa, che dice che stavano in un certo immobile dove le finestre, quando pioveva, no, filtrava l'acqua, che andando poi su degli impianti elettrici faceva succedere, no, problemi, eccetera. Allora, le macchine sono del direttore del dipartimento, ma l'immobile è invece del rettorato, che ha un servizio tecnico diverso. E allora, le concause, no, per cui si arriva al rischio, ecco, sono sempre complicate. Prima di venire ho dato un'occhiata alla giurisprudenza e mi ha sorpreso l'incredibile numero di sentenze che c'è su gente che è caduta di sotto per lo sfondamento dei tetti, quello che è salito sul tetto di Ethernet, quell'altro su un solaio di plexiglass, quello, quell'altro, e che è anche la fattispecie poi che avevo difeso io, e chi su una grata, eccetera. Tutte le volte era sempre colpa del preposto che gli aveva detto no, vai lì. Ora, un dato importante che dice la legge è quello che il delegato deve avere la possibilità della spesa per risolvere i problemi. Ecco, ve lo immaginate, come diceva il collega Tormina all'Ilva, no? Questo che deve avere la disponibilità dell'impresa, che non so, ci vogliono 100 miliardi per mettere a norma, no? A norma l'Ilva. Ecco, sono previsioni incredibili. Non so, mi ricordo che ci sono alcuni grattacieli che hanno un vecchio impianto di condizionamento che funziona male. Ci vogliono milioni per sistemarlo. Il delegato che fa? Va lì, dice all'amministratore delegato, dice: guardi che qui, no, io ho bisogno di 1 miliardo per rifare tutto l'impianto di condizionamento
del grattacielo, sono situazioni dove la norma in realtà alla fine finisce per non tener conto dell'aspetto pratico, pragmatico, no? In cui si risolvono questi problemi. Quindi io penso che, torno a dire, che l'unica via sia quella di far sì che la sicurezza non sia un asset negativo per il datore di lavoro, perché un sistema, diciamo, pubblicizzato in uno spirito di solidarietà nazionale, dove la fiscalità generale possa diciamo collaborare e dare incentivi in questo senso, sia poi alla fine l'unica soluzione. Grazie. Grazie professor Prosperetti. Io vorrei sentire anche il parere del presidente nazionale della Confconsumatori, che chiamo, dottor Salvatore Carluccio, in merito alle responsabilità del mondo dei consumatori, le responsabilità sulla sicurezza del lavoro del mondo dei consumatori. Grazie. Ma io credo che il mio intervento non vuole essere altro che un piccolo contributo, anche perché credo che gli illustri interventi già del professor Taormina, del professor Prosperetti e del primo presidente della Cassazione Trelupo hanno già ben evidenziato il problema. Lo diceva il professor Taormina, il 27 di questo mese è stata depositata la sentenza di appello proprio sul rogo della ThyssenKrupp di Torino, che fra la notte il 5 e il 6 dicembre del 2007 provocò un disastro immane e la conseguente morte di 7 operai alla linea 5 dello stabilimento. Ciò che colpisce in massima misura è l'estrema pesantezza della colpa da parte degli imputati, che più volte furono messi sull'avviso del rischio che correvano gli operai e ciò nonostante perseverarono nella loro condotta. In 346 pagine il giudice estensore Paola Perrone documenta il dispositivo che ha mutato profondamente, lo diceva il professor Taormina, la sentenza di primo grado, dalla cancellazione del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale per l'allora amministratore delegato della ThyssenKrupp Italia, Harald Espenan, al pari degli altri 5 imputati, al delitto colposo aggravato dalla previsione del disastro, con la conseguente riduzione di pena ad anni 10 per il manager tedesco. Di lui si afferma che non può aver agito così irrazionalmente. Un altro passaggio molto importante della sentenza, io l'ho guardato, sono 346 pagine, però non le so lette. Gli obiettivi perseguiti da Estefan avevano un contenuto economico. Vanno loro giustapposti gli eventi di reati che il manager prevede, essi sono tecnicamente disastrosi nel senso da indicare un incendio diffusivo e di difficile spegnimento che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di persone e la struttura stessa dell'impianto. Conclusione? Tutti gli imputati agirono nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati. Pertanto, la prima cosa che mi è venuto subito in mente nel parlare del titolo, la sicurezza del lavoro è pura utopia? Beh, questo è un titolo perfetto, caro Alberto. Non solo per l'epilogo, quindi, della giustizia nel caso sopracitato, ma anche perché ogni giorno in Italia tanti lavoratori perdono la vita lavorando e queste morti prendono il nome di morti bianche. Questi eventi impongono alla collettività, agli organi politici e alle parti sociali una profonda riflessione. All'interno del movimento operaio italiano, sappiamo benissimo già negli anni 60, quindi, che si è diffuso, anziché le morti bianche, omicidi del lavoro, per indicare con nettezza le responsabilità dirette dei sistemi di produzione nelle economie industrializzate rispetto alle scarse condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro
causa diretta di migliaia di morti che si verificano ogni anno nel mondo, dall'agricoltura all'industria, lo diceva anche il professore prima, e specialmente nel settore dell'edilizio. Negli ultimi anni, quindi, sulla stampa e all'interno del movimento dei lavoratori, quindi per definire il fenomeno, sono stati utilizzati i termini morti bianche, lo dicevo prima, e omicidi bianchi, dove l'uso dell'aggettivo bianco allude all'assenza di una mano direttamente responsabile dell'incidente. Un fenomeno che purtroppo si manifesta spesso, anche se fa notizia solo quando l'incidente si trasforma in tragedia. Si tratta di episodi che restano nella mente perché riportati sulle prime pagine dei quotidiani, dai notiziari radiotelevisivi, ma se ogni giorno uno va a sfogliare, dice, la cronaca quotidiana, si possono leggere notizie di lavoratori morti che per il momento suscitano meno scalpore soltanto per il numero limitato di persone coinvolte. Un dato preoccupante è quello che vede l'Italia ai primi posti per numero di omicidi bianchi, almeno tra i paesi più industrializzati. Addirittura si calcolano 4 morti sul lavoro al giorno, che è il doppio della Germania. Cioè, un primato che logicamente non può far onore alla nostra, al nostro paese, visto che quei decessi non si possono imputare solo alla fatalità, all'errore umano, al destino. A determinarli ci sono cause ben reali, quali inadempienze delle imprese pubbliche e private, la scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro e dei materiali utilizzati, l'insufficiente opera di prevenzione degli incendi. Ecco quindi, con il termine fin qui usato di omicidio, comincia a trovare un senso. Esiste una responsabilità delle istituzioni e delle aziende che devono rendere conto alle famiglie dei lavoratori morti del perché il loro marito, il padre, il fratello è uscito per andare a lavorare e poi non ha più fatto ritorno. L'ordine di grandezza è di circa 2 milioni di morti annualmente nel mondo, di cui circa 12.000 bambini. Il numero dei morti in Italia dal 2007 è quasi di 1.260. Questa cifra quindi è andata via via continuando, diminuendo, lo diceva anche il Ministro della Salute, dagli anni 60 ad oggi. Però noi contiamo che la media europea è del 29,41 la riduzione, invece in Italia la riduzione è del 25,49. Quindi la situazione adesso è migliorata sì per l'Italia, ma rimane sempre ugualmente al primo posto. Quindi nel meridione soprattutto non vengono rispettate le norme vigenti in materia di assistenza sanitaria, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e quindi ne fanno ricorso quindi all'uso di materiali, strumenti e indumenti adatti a prevenire ogni forma di incidente. Purtroppo, anche per via della crisi economica, ed è stato qui ribadito anche dagli illustri relatori, per via della mafia, non tutte le aziende possono permettersi il lusso, e sottolineo il lusso, di garantire la sicurezza sui posti di lavoro, anche a costo di rischiare penalmente perché non hanno i soldi sufficienti. Resta comunque l'amarezza che in Italia sono ancora tanti, troppi, coloro che perdono la vita nell'esercizio di un sacrosanto diritto-dovere sancito solennemente dalla nostra Costituzione. Io chiudo sostenendo una cosa. È stato detto anche dal professor Prosperetti e dal professor Taormina, anche dal primo presidente, sul testo unico che è stato introdotto proprio la numero 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro, sui luoghi del lavoro. Quindi registra purtroppo ancora qui alcune lacune. Certamente gran parte del lavoro è ormai stata fatta e lo si diceva. Il quadro istituzionale, quindi degli organismi chiamati a governare a livello centrale e periferico, il sistema di tutela della sicurezza del lavoro è stato completato, sono stati emanati anche tutti i provvedimenti. Però ancora c'è da fare molto, perché tuttavia mancano ancora alcuni provvedimenti attuativi. Mancano i provvedimenti attuativi, è lì il problema. Quindi per far conoscere meglio il problema, per aiutare anche le istituzioni come tutelarsi, Mondo Consumatori e l'Associazione Amici Totò che cosa ha fatto? Poi lo vedremo, quindi uno spaccato del nostro sportello SOS Telefono Bianco, che insieme proprio alla direzione generale dell'INAIL, abbiamo
fatto questo sportello SOS al fine di dare quindi la possibilità di un numero telefonico dove denunciare quindi tutte quelle problematiche che riguardano proprio le inadempienze ambientali e di sicurezza. Questo per noi rappresenta un primo passo con Alberto, speriamo per un lungo percorso da fare insieme. Grazie. Bene, grazie dottor Carlucci. Ora vorrei sentire un parere tecnico, il colonnello della Guardia di Finanza Gaetano Scazzeri, che tra l'altro ricordo capo ufficio pianificazione strategica e controllo del Comando Generale della Guardia di Finanza. So che è stata delegata dalla Procura le indagini della Tisse Group. Ecco, chiedo quali sono stati gli sviluppi in merito e quali sono gli aspetti e le responsabilità, nonché le dinamiche, sul lavoro clandestino. Grazie. Grazie per l'invito innanzitutto. Ma cominciamo a dire che l'azione della Guardia di Finanza nello specifico settore, possiamo dire, sia di tipo indiretto, cioè non siamo noi chiamati in prima persona ad intervenire in questo settore. Questo perché il coordinamento delle forze di polizia e i compiti attribuiti alla Guardia di Finanza non prevedono una competenza specifica, ma le missioni della Guardia di Finanza, quindi i compiti istituzionali affidati dalla legge al Corpo della Guardia di Finanza, possiamo dire che contribuiscono a prevenire ipotesi che possono concretizzarsi in incidenti sul lavoro o addirittura in casi di decessi. Questo perché? Perché la Guardia di Finanza è chiamata ad agire in settori o su settori meglio, quali il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, al sommerso d'azienda, al cosiddetto sommerso di lavoro, alla lotta alla contraffazione, alla lotta all'immigrazione clandestina. Bene, se noi consideriamo questi fenomeni, arriviamo a considerare un sinallagma quasi, tra lavoro nero e morti bianche. È quasi una connotazione cromatica. Perché? Perché pensiamo a quale imprenditore che abbia deciso di avvalersi di personale in nero. Personale in nero vuol dire personale al quale non viene pagato un contributo previdenziale né assicurativo. Magari è un clandestino, quindi un immigrato clandestino. E quindi immaginiamo questo imprenditore che, forse qualcuno ha detto, è costretto ad operare in queste condizioni in un momento di contingenza economica particolare. Quale imprenditore che ha accettato questi rischi è disposto a spendere qualcosa in sicurezza sul lavoro? Ecco che il contrasto tra un incidente sul lavoro e una regolarità lavorativa è assolutamente presente. Se possiamo partire con le slide. Queste sono quelle che dicevo prima, le missioni istituzionali della Guardia di Finanza, quindi ci occupiamo di entrate e uscite, quindi entrate tributarie, tutela del mercato del bilancio statale, tutela anche del mercato dei capitali e del mercato del lavoro. Queste condizioni alle quali facevo riferimento prima, cosa comportano? Comportano anche una condizione di mercato dove l'imprenditore con meno scrupoli ha sicuramente maggiori vantaggi, maggiore competitività rispetto a chi ha deciso o può permetterselo, diciamo così, di rispettare la legge in tutti i sensi. Questi sono i settori nei quali appunto noi operiamo e noi contrastiamo. Abbiamo appunto il fenomeno dell'immigrazione clandestina, del lavoro nero, del lavoro non dichiarato. Guardiamo i dati dell'ultimo anno, dati chiaramente a freddo, quelli del 2012. Abbiamo un incremento di lavoratori irregolari, addirittura più del 13%. Questo rappresenta che cosa? Rappresenta il fatto che l'imprenditore non è disposto a coprire il proprio lavoratore, quindi, come dicevo prima, non è disposto neanche a investire in sicurezza.
Un altro dato è dato dai datori di lavoro verbalizzati, anche in questo caso abbiamo un più 22,8%, quindi non sono aumentati i controlli, sono aumentati i casi in cui noi constatiamo una irregolarità in una condizione lavorativa. Se noi poi andiamo ad analizzare i settori e chi è chiamato ad operare in queste condizioni, abbiamo alcuni casi di aumenti di specifici, quali i lavoratori extracomunitari chiamati ad operare nel settore dei trasporti e la presenza, in questo caso qualcuno potrebbe dire la presenza di donne, sì, ci sono addirittura donne che vengono attualmente impiegate come conduttrici di automezzo, conduttori di automezzi in nero. Il settore del turismo e degli esercizi pubblici, qui c'è un notevole aumento, abbiamo un considerevole impiego anche di minori ed entrano in gioco i cassa integrati, quindi questo è il fenomeno della crisi economica che sta portando anche il cassa integrato ad accettare condizioni di lavoro sicuramente non promettenti. Anche nel settore dei servizi abbiamo dei numeri di tutto rispetto e anche in questo caso abbiamo impiego di minori. Quindi passiamo all'agricoltura, dove i dati sono ancora più preoccupanti. Questo potrebbe rappresentare un ritorno all'agricoltura, ma sicuramente è un effetto distorsivo di quelle che sono le condizioni ottimali nei quali i lavoratori sono obbligati a cooperare, a lavorare. Siamo nell'edilizia, dove i dati sono sicuramente in aumento e sono, oserei dire, allarmanti. In questo caso noi abbiamo la possibilità, ecco, questi sono i dati complessivi che, come dicevo, sono in crescita, in trend in aumento rispetto allo scorso anno. Cosa facciamo? Noi interveniamo per il rispetto di tutta la normativa alla quale facevo riferimento prima e otteniamo il sequestro delle aree di lavoro. Pensiamo alle condizioni di lavoro dei soggetti di etnia cinese che operano nel settore dell'abbigliamento, molto spesso di natura non conforme agli originali, che lavorano e vivono negli stessi ambienti, lavorano anche per 15 ore al giorno, cucinano e dormono negli stessi ambienti, quindi immaginate quali possono essere con le condizioni di lavoro, specie in presenza di materiali altamente infiammabili. O pensiamo all'evento di Barletta, l'immagine che si vede sulla sinistra è il crollo della palazzina di Barletta, dove tre lavoratrici sono decedute ed erano naturalmente in nero. Quindi le condizioni di sicurezza dell'immobile non erano assolutamente state considerate. Si accennava prima alla ThyssenKrupp. Bene, la Guardia di Finanza, proprio in virtù dei propri poteri, è stata chiamata dal procuratore di Torino a svolgere una parte delle indagini. Le indagini che sono state svolte chiaramente hanno riguardato gli aspetti economici dei quali si accennava prima, e anche nel filmato c'è un cenno al rapporto assicurativo che aveva aumentato il premio richiesto proprio perché le condizioni di sicurezza pare non fossero garantite. Quello che è stato chiesto alla Guardia di Finanza è stato di valutare le decisioni economiche assunte dalla direzione aziendale, poi le relazioni anche agli altri investimenti effettuati nella sede di Terni e considerare il perché di determinati interventi non siano stati effettuati. Si trattava sostanzialmente di bloccare la famosa linea 5, dove poi si è verificato l'incidente, per effettuare dei lavori di sicurezza, di messa in sicurezza. Questi lavori contabilmente non hanno trovato riscontro, quindi è stata fatta una valutazione economica sulla opportunità di intervenire o meno su questa area produttiva. La Guardia di Finanza ancora opera in collaborazione con altre forze di polizia o addirittura con altre entità. È il caso dell'INAIL, noi proprio come Guardia di Finanza pochi giorni fa abbiamo stipulato una convenzione che mira a una intensificazione dell'attività di collaborazione, proprio perché i poteri della Guardia di Finanza, ecco, quei poteri che molto spesso non hanno gli ispettori del lavoro,
vengono coniugati e avviene anche uno scambio di informazioni da e verso i due attori di questa convenzione per agire in maniera sinergica sia nel settore del lavoro terrestre, passatemi il termine, che in quello del settore navale. A questo va aggiunto un fenomeno che è noto come paga globale. A volte sono i lavoratori di non essere regola, parliamo di lavoratori altamente specializzati che obbligano l'imprenditore che vuole avvalersi della loro professionalità a metterli in nero. Questo perché chiaramente trovano lucro dal punto di vista contributivo. Un ultimo cenno al decreto legislativo 81 del 2008. Anche noi come struttura lavorativa abbiamo un obbligo di vigilanza e quindi è stata istituita un servizio di vigilanza interno alla Guardia di Finanza, così come esiste in ogni settore della difesa delle forze di polizia. Questo perché per motivi di sicurezza, ma documentale, sicurezza di Stato, riservatezza delle attività dei luoghi che vengono svolti, l'ASL non ha competenza ad effettuare una vigilanza all'interno delle caserme o delle strutture militari. Per questo ci avvaliamo di nostro personale specializzato e qualificato, che può anche avvalersi di personale tecnico anche esterno, per effettuare il riscontro delle condizioni ottimali di lavoro degli appartenenti alla Guardia di Finanza. Questo in sintesi l'attività di prevenzione delle persone della Guardia di Finanza nello specifico settore. Grazie colonnello, grazie. Ecco, adesso è arrivato il momento del nostro presentatore e attore Angelo Blasetti, che lo invito. Ah, sì. Va bene, allora dai, aspetta, posso? Bene, l'avvocato Isabella Stoppani, consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Avvocato Stoppani, quali sono gli aggiornamenti sulla sicurezza, sul lavoro dell'Unione Europea? Grazie. Buonasera, grazie per l'invito. Farò dei flash perché la situazione è abbastanza complessa e anche richiederebbe troppo tempo. Intanto, visto che abbiamo fatto dei numeri, sono stati fatti dei numeri che troppo spesso non coincidono, mi permetteva chiarire che una cosa sono i dati INAIL, quindi parliamo di morti sul lavoro assicurati, e una cosa sono i morti sul lavoro, e stesso discorso per quanto riguarda i morti sul lavoro e quelli in itinere, che sono dei dati diversi che ovviamente fanno aumentare moltissimo, qualora presi in considerazione oltre a quelli assicurati, quelli non assicurati. Non parliamo di non denunciati, ma non assicurati. Per esempio, un dato che pochi sanno è che in Italia, contrariamente alla Francia, che non ne ha neanche un caso, io sto parlando di dati ufficiali 2008 dell'Unione Europea, dati raccolti in tutti i 27 Stati dell'Unione, che però, e questo è un altro dato che vorrei dire, a me piacciono i numeri, sembra strano da avvocato, però mi piacciono, non si fa riferimento al numero dei lavoratori. Cioè, quando noi parliamo di un dato e diciamo la Germania ha grosso modo la metà delle morti sul lavoro, adesso anzi sta calando, delle morti sul lavoro, soprattutto in alcuni settori, non diciamo però che ha una volta e mezzo gli abitanti e una volta e mezzo i lavoratori. Quindi se noi andiamo a vedere poi quello che è l'indice percentuale di morti in relazione al numero degli occupati o dei lavoratori, vediamo che la differenza aumenta moltissimo ed è il doppio rispetto a noi. Quello che dicevo prima, un dato che molti non sanno, è che in Italia la percentuale di morti sul lavoro più alta ce l'ha l'agricoltura. Sono contadini, io parlo di contadini, lavoratori della terra, quello che vogliamo, schiacciati dai trattori. Non fanno notizia, non vengono sui giornali, non si sa. In Francia, che ha un'attività e ha mantenuto l'impiego in agricoltura molto più alto che da noi, almeno al 2008 non ce n'era neanche uno di casa. Come mai? Perché la Francia è pianeggiante, invece continuiamo.
Ahimè, la Francia pianeggiante è un'utopia, perché basta pensare a tutti i vigneti, alle coltivazioni delle mele, Normandia nel Massif Centrale, eccetera. Non è proprio. No, no, è un'ipotesi. È vero che poi oltretutto io sto dando dei numeri che sono numeri ufficiali, poi chiaramente la responsabilità di chi li fornisce sono i vari uffici, comunque sono questi perlomeno sono dell'Unione Europea. E perché dico che è un esame che andrebbe fatto in maniera un pochino più specifica? Perché? Perché da noi, oltre a questo aumento, a questa incidenza così forte delle morti in agricoltura, abbiamo una serie di cose particolari, molto più in edilizia che in fabbrica. La fabbrica Sembalstano è uno dei luoghi dove ci sono meno morti, forse perché è più facile controllarlo, non lo so. Ci abbiamo anche dei morti sul lavoro, quindi ufficiali, per esempio nelle attività di servizio e di supporto alle imprese, più alti che non quelle dentro le fabbriche, e anche attività professionali, scientifiche o tecniche. Qui stiamo parlando sempre non di in itinere, quindi non incidenti nel percorso per andare al luogo di lavoro, ma sul luogo di lavoro. Chiaramente non vi voglio annoiare con questo, però c'è da notare che nel 2004, e qui passo velocemente all'Unione Europea, nel 2004 c'è stato un richiamo alla Germania e all'Italia perché avevano un numero troppo elevato di morti sul lavoro. Beh, dal 2004 al 2008, che è questo dato, la Germania l'ha dimezzato. Quindi si può fare qualcosa, e io non credo che nella competitività la Germania non sia diventata meno competitiva dell'Italia perché ha fatto più attenzione alla sicurezza. Allora ci deve essere qualcos'altro. L'Unione Europea interviene in modo particolare a partire dall'86, perché all'inizio c'era una parte di articoli del trattato istitutivo della Comunità Europea, poi diventato trattato sul funzionamento dell'Unione, che ha progressivamente aumentato la sfera di competenza dell'Unione Europea nella materia della tutela e della sicurezza sul lavoro, proprio perché si è visto che era uno dei fenomeni di maggior impatto e spesso in alcuni stati con una legislazione troppo arretrata, perché fino a un certo punto si diceva la direttiva è un quadro nell'ambito del quale viene lasciato alla competenza dei singoli stati membri la possibilità di legiferare. Come livello minimo doveva essere rispettato, superando quel livello ovviamente ogni stato era libero. Visto che c'era comunque un incremento, perché poi prima quando abbiamo parlato di morti, in Italia sono stimati circa 1 milione di infortuni all'anno. L'infortunio poi può essere gravissimo o meno. E ovviamente faccio anche presente che tutto quello che riguarda le forze dell'ordine ed altri settori particolari non rientrano in questa categoria. Quindi qui stiamo parlando di lavori di altro tipo. Perché dico l'Europa? Perché l'Europa da un lato è da sprone, per cui l'Europa, oltre alle direttive, regolamenti o d'altro, ha iniziato a fare delle strategie quinquennali, e però anche lì sta rallentando la sua attenzione, perché l'ultima strategia quinquennale, che prevedeva misure per diminuire del 25% di media le morti per incidenti sul lavoro, era 2007-2012, quindi la strategia successiva doveva essere già studiata e approvata 2013-2018 e ancora non c'è. C'è stata una richiesta da parte del sindacato europeo dei lavoratori al commissario perché si attivasse, e se non ricordo male l'ultima notizia che mi era arrivata era quella che dovrebbe esserci giovedì una riunione. Ma anche questo preoccupa, e questo poi lo ricollegherei al discorso che facevo prima, che non è solo un problema di competitività, di costo o altro. Perché dico questo? Perché oggi purtroppo la situazione economica, anche a livello europeo,
fa passare in secondo piano quelle che sono le problematiche di carattere sociale. Si pensa di più al mercato interno, come spingere per ottenere, secondo la strategia 2020 del commissario, del presidente Barroso, a ampliare il mercato interno, anche togliendo regole di molti tipi, perché la concorrenza è uno dei principi, purtroppo, che economicamente forse sarà interessante, però che fa tralasciare molte altre cose. Ho sentito parlare prima anche di etica, di principi, sono cose che spesso la concorrenza non rispetta. E anche nelle prospettive, perché poi non vi vorrei annoiare, perché i documenti dell'Unione Europea sono una marea proprio, però da un lato abbiamo queste attenzione alla, non so, la conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, bellissima cosa. Però se poi non torno a casa, come dicevamo prima, ci torno con un grosso handicap, non è bello. Quindi si stanno allontanando sempre di più le attenzioni da quelle che possono essere anche politiche di informazione. Perché quello che, e qui mi ricollego al discorso di prima, secondo me manca in Italia e forse in qualche altro Stato invece è stato raggiunto, è quello di una maggiore informazione del lavoratore anche. Perché lo dico? Perché troppo spesso non solo non c'è, o come abbiamo sentito prima, purtroppo c'è il lavoratore che vorrebbe, che però poi non può fare perché rischia, ma ci sono anche troppi lavoratori che non vogliono o che non si attengono alle istruzioni, purtroppo, ma è un fatto anche di conoscenza. Allora, perché è preoccupante? Perché in questo momento... scusatemi, salto un attimo da un'altra cosa perché voglio tornare al testo unico del 2008. Su denuncia di un lavoratore, la commissione ha aperto un'interrogazione con lo Stato italiano contestando una serie di elementi per i quali, e non ve li sto a dire perché è troppo noioso e troppo lungo, dovrebbe essere oggetto di uno studio particolare, contestando proprio la non sufficienza delle disposizioni previste dal testo unico per il rispetto non solo delle ultime, ma della direttiva dell'83. E su questo, dopo le controdeduzioni dello Stato italiano, e ripeto, non ve le sto a raccontare, ma è interessante perché si parla per esempio che non è sufficiente lo studio del rischio, ma ci vuole... non solo la valutazione del rischio, ma ci vuole anche lo studio, quindi che risulti da un punto di vista un documento cartaceo che sia a disposizione. E non vi annoio col discorso che per quanto riguarda l'Europa si fa riferimento all'analisi, allo studio del rischio, tutto per settori, quindi andiamo anche all'emissione di fumi e tutto il resto, cioè non è solo il rischio vita diretto. E questa è l'ultima notizia che, perché non so ancora poi quali sono state le conseguenze, nel novembre del 2012, quindi pochissimo tempo fa, il commissario ha mandato un invito formale al governo italiano perché entro 60 giorni si uniformasse alle indicazioni contenute nel parere. Questo è un parere del commissario addetto. Non voglio dire altre cose, voglio dire solo che bisogna parlarne, è un argomento che va sviluppato qui fuori e non solo quando c'è un dato eclatante, non solo quando le televisioni e tutti i giornalisti che abbiamo in Italia trovano finalmente qualcosa di cui parlare, no? Facendo appello alla situazione tragica o altro, non è così, ci sono tutti i giorni morti sul lavoro, ci sono incidenti tutti i giorni in tutti i settori ed è veramente fondamentale che i cittadini, tutti gli operatori, i magistrati, gli avvocati, tutti quelli che possono si facciano parte diligente per far sapere che c'è questo problema e per capire che è un problema che va risolto non solo dall'alto, non solo con le punizioni, non solo stabilendo chi è responsabile o meno, ma con una coscienza collettiva, una coscienza della nostra nazione, del nostro Stato. Anche per capire che si può fare, l'Europa può aiutare, può dare finanziamenti, può fare qualcosa, però ci vuole consapevolezza. Grazie. Grazie.
Grazie Avvocato Stoppani. Allora, prego. Sì. Buonasera, buonasera a tutti. Stavo ascoltando prima l'affascinante loquela oratoria di tutti coloro che mi hanno preceduto. Devo dire che il tema è molto pesante e allora voglio alleggerirlo un po' parlando di un argomento diverso, più allegro, il suicidio. No, veramente. Ma prima di parlare del suicidio, perché mi chiedevo cosa dirò, io faccio l'attore, il presentatore, non cercavo, e così sfogliando il giornale ho trovato l'argomento, anche se il giornale del 2011, però, dice chi è questo, che fa? È del 2011, però c'è un argomento molto importante ed è appunto il suicidio tra i carabinieri. Prima però mi corre l'obbligo, come dicono coloro che parlano bene, di leggere, siccome si parla anche di incidenti dell'INAIL, qui abbiamo un esponente dell'INAIL, Roberto Ciavarro, che è anche poeta, che io conosco dal punto di vista poetico, che è questo signore qui, è poeta romanesco, anche se questi versi sono molto leggeri per quanto riguarda la romanità, però l'ha scritto a due mani con Antonio Napolitano, che è il direttore regionale dell'INAIL. E siccome prima si è parlato di nell'agricoltura c'è il massimo numero, vero? E mi pare proprio ad hoc. Diciamo, fa un parallelo tra la cultura, la coltura, insomma, ascoltate, coltiva la cultura. Ogni parola c'ha un significato che non è sempre quello che vi è dato. Su un fatto, un argomento, una parola, poi si trasforma, pessi annata a scuola. Da cortiva, cultura, si è allargata e cresce su una terra concimata che dava i frutti solo per natura e mo di questo non è più sicura. Cultura vo rinasce tra la gente che ha visto venir su, che ha sempre amato, tra chi sa tutto e invece chi sa niente. Diventa poi un valore di diritto, caratterizza il senso de uno Stato, da qualche parte poi sta pure scritto. E noi, coltivatori da una vita e con la terra in mano tra le dita all'INAIL, che lavora e che s'attrezza, andiamo a coltivare la sicurezza. Pure il lavoro, sai, va coltivato, a star sicuri, poi ci si guadagna, coltiva solo per essere rispettato, per far vedere che esiste sta campagna. E questa l'ha scritta Ciavarro e Napolitano. Mi sembrava pertinente. Allora, stavo pensando, e voglio complimentarmi col dottor Pier Antonio Cau, che ha organizzato questo evento, che mi ha coinvolto, anche se io non sono un esperto nel campo. E anche ringrazio ovviamente Alberto De Marco, presidente fondatore dell'Associazione Amici di Totò a Prescindere, anche se mi ha dato un'indicazione di un indirizzo, forse che poi è cambiato, io un'ora ho aspettato, va bene, comunque al numero 78 di via, va bene, ok. E poi voglio ringraziare anche Salvatore Carluccio, il mondo consumatori, vabbè, insomma tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. E stavo leggendo, sfogliando così le prime pagine di Carabinieri d'Italia Magazine, l'argomento del suicidio, delle varie motivazioni, suicidio tra i carabinieri, suicidio è, chiaramente può avere tante motivazioni. Come? Sì, due alla settimana, anche se questo, ripeto, è un giornale che risale due anni fa. Però il tema è quanto mai attuale. Il suicidio, i temi sono gli stessi di chi ovviamente non appartiene all'arma, no? La depressione, la povertà, il lavoro è insoddisfacente, insomma il mobbing e tante altre cose. Quindi poi anche penso che lo stato un po' di costrizione di tutte le forze armate poi non consenta poi un'espressione esterna delle proprie pulsioni interiori, quindi si finisce col somatizzare e quindi ciò non crea, aggiunge problematiche a altre problematiche. Allora volevo leggere, questo è un articolo scritto da Miceli, Giuseppe Miceli, che parla di un illustre sociologo, Darkin, posso leggere questo? Darkin, e un altro sociologo, Cavalli. Proprio la definizione del suicidio. L'analisi del fenomeno di Darkin parte da una definizione ampia di suicidio che comprende, il suicidio secondo Darkin, comprende ogni morte che risulti immediatamente o immediatamente da un atto positivo o negativo compiuto dalla vittima stessa. C'è la consapevolezza che si tratti di una definizione incompleta che non fa distinzione tra due tipi di morte che almeno a noi profani potrebbero apparire assai diversi.
Il dato interessante che si può cogliere è che non si può parlare di suicidio soltanto quando colui che ha compiuto l'atto aveva l'intenzione di uccidersi. E per dimostrare ciò, il professor Cavalli, altro sociologo, pone un quesito. Il soldato che corre verso una sicura morte per salvare il reggimento non vuole morire, eppure non è forse l'autore della propria morte, quanto lo è il commerciante o l'industriale che si uccidono per sfuggire alla vergogna del fallimento? Insomma, per il sociologo la conclusione è che la morte sia accettata semplicemente come una condizione spiacevole ma inevitabile dello scopo cui si tende, o che sia essa espressamente voluta e ricercata per se stessa, il soggetto nell'uno caso e nell'altro rinuncia all'esistenza, e i vari modi di rinunciarvi non possono essere che varietà di una stessa classe. Il suicidio non è solo l'atto di disperazione di un uomo che non tiene più alla propria vita, ma in realtà, e questo è un punto molto importante, in realtà, proprio perché si è ancora e più che mai attaccati alla vita, al momento di lasciarla non si rinuncia a farne il sacrificio. Le cose che si amano in genere sono quelle, non si diceva, che si uccidono. Secondo i più illustri sociologi, quando l'abnegazione arriva fino al sacrificio della vita, scientificamente si tratta di suicidio. Durante i suoi studi anche Darkan si imbatté in una curiosa circostanza. Il tasso dei suicidi tra i militari rispetto alla gente comune era notevolmente più alto, e delle tre categorie quella dei sottufficiali segnava il picco, seguito dagli ufficiali. Il sociologo quindi, nel tentativo di trovare una spiegazione plausibile, giunse ad escludere che la causa fosse da attribuirsi a quei classici fattori quali l'alcolismo o il celibato. Dunque Darkin concluse che la conclusione che la causa più frequentemente invocata è il disgusto per il servizio. Di più, Darkin sosteneva che il suicidio fosse da attribuire al rigore della disciplina, alla mancanza di libertà, alla privazione di ogni comodità che inducono a considerare la vita di caserma particolarmente intollerabile. Si legge ancora che più aumenta la vocazione per la carriera e più si è esposti al rischio di cadere vittima del suicidio. Questo è un fatto importante. Certamente esistono mestieri che possono apparire ben più penosi di quello del militare, ma l'autore dell'articolo poi si chiede se ciò è vero. E non per questo chi pratica quei mestieri si suicida. Tuttavia, sosteneva lo studioso, ciò che contribuisce a fare dei militari la categoria più soggetta a ricorrere al suicidio, ovvero quello che Darkin definisce il coefficiente d'aggravio, è costituito proprio dalla prima qualità che si richiede ad un buon soldato. Un buon soldato deve essere esercitato a far poco caso della sua persona, dato che deve essere pronto a farne il sacrificio appena ne riceve l'ordine. E anche in tempo di pace la disciplina vuole che egli obbedisca senza discutere e persino a volte senza capire. Abnegazione intellettuale o obbedienza passiva, così la definisce Darkin, che costituisce il terreno naturale del suicidio altruistico. L'analogia tra suicidio militare e suicidio altruistico forse spiegherebbe la ricorrente sequenza di suicidi nell'arco di pochi giorni, dato che l'uomo è solito onorare della propria stima e persino ammirazione fino a rifiutare di considerare quei gesti come di omicidio e quindi a sviluppare un macabro senso di emulazione. E poi continuo, io non vi sto a leggere tutto l'articolo, però voglio concludere parlando del mobbing, l'argomento tanto caro Alberto De Marco, non perché l'ha subito, perché l'ho esercitato sulle povere... No. Allora, il dottor Harald Age afferma che il 13% dei suicidi in Italia è dovuto al mobbing, 13%. Oltre 1 milione di lavoratori soffre di mobbing, e di questi almeno l'80% ha pensato al suicidio. Allora, dato che il numero dei suicidi nell'arma dei carabinieri è piuttosto elevato, è possibile desumere che il fenomeno del mobbing sia diffuso tra i carabinieri? E allora ci domandiamo, anche alcuni omicidi possono imputarsi al mobbing. È vero che una persona esasperata, che teme per il suo posto di lavoro, per la sua reputazione e per l'equilibrio della sua vita privata, potrebbe arrivare al punto di commettere atti di violenza efferata.
Uno psichiatra del suo livello, l'intervistatore dice, cosa sente di poter consigliare ai lettori e soprattutto ai comandanti delle compagini militari? E qui concludo. Per evitare che possano esplodere situazioni di questo tipo, è necessario disinnescare la carica emotiva, esplosiva e reattiva che spesso noi troviamo all'interno delle persone. In genere l'appartenente alle forze armate è una persona che tende a tenersi tutto dentro, quello che ho detto prima, a far implodere le emozioni controllate e gli stati d'animo nascosti, comprimendo le emozioni. Però queste emozioni, queste frustrazioni, queste tensioni, per quanto possono essere compresse, a un certo punto fanno esplodere la corazza di autocontrollo. E si usa spesso la metafora della pentola a pressione. Se si continua a trasmettere calore, nel nostro caso le forti emozioni, senza attivare la valvola di sfogo, accade che la pentola esplode. Io volevo concludere con una cosina lì. Gli mette una cassetta di e la polizia procede, i carabinieri lo stesso. Io non ho mai sentito, con onore lo dico anche verso il colonnello della Guardia di Finanza, che un colonnello della Guardia di Finanza potesse andare a finire dentro, e questo l'abbiamo visto, era un colonnello preposto agli avanzamenti dei quadri della Guardia di Finanza. Non molto lontano è successo questo, insomma, no? Che riferiva dei movimenti e delle indagini della Guardia di Finanza a terzi, ad un odontotecnico adesso, no, che andò pure in prigione, eccetera, eccetera. Quindi praticamente l'implosione che lei dice forse poteva capire una volta, e come mai non capitava? L'ufficiale una volta diceva, tu da domani vai in cucina, adesso il militare può riferirsi all'avvocato. Merita un applauso, lo può dire apertamente. Merita un applauso. Grazie. Vorrei concludere, scusa, e poi vi lascio la parola. Io, se avessi il potere di santificarla, la santificherei, perché è giustissimo. È pienamente condivido. Io voglio però concludere con una cosina allegra e poi lascio il posto. Questo potrebbe essere l'argomento di un prossimo, di una prossima conferenza, un prossimo dibattito, perché è importante ciò che ha detto il nostro interlocutore. Allora, salutiamo il professor Taormina, che deve andare. Taormina, grazie. Grazie per l'intervento. Grazie. Allora, bene, io voglio concludere però un attimo, una cosina allegra, penso che ci voglia, perché osare, io le potrei dire, io ho ascendenti in varie armi, vari ruoli, di vario genere, militari in vari ruoli, e devo dire che una volta la selezione era alquanto più aspra, acerrima e selettiva. Chiudo l'argomento, altrimenti sono di parte, le do pienamente ragione, non la posso santificare perché non ho il potere. Però bene. Allora, io voglio concludere con una cosina. Mi fate dire una cosina. Vi dico una cosina allegra. Finiamo con una cosa allegra. Dobbiamo concludere, che i relatori devono. Allora, lascio un sonetto. Vi dico un sonetto romano, così almeno ci risolleviamo. Posso farlo, Salvatore? Certo. Allora, visto che incidenti sul lavoro. Show must go, lo spettacolo deve continuare. E allora, voi sorridete prima di ascoltare, non è tanto da ridere, perché è una cosa seria, ed è al circo lo spettacolo continua, anche se poi il trapezista. La canoffiena a Roma è l'altalena. Pascarella scriveva così. Si invece so trovata, Sor Gaetano,
quando vennero giù stavo lì sotto, facevano il trapezo americano, quando quello più basso e traccagnotto, facendo il mulinello, piano piano si mise sul trapezo a bocca sotto, reggendo il compagno con le mani, mentre stammi a guardare, tutti in un botto si rompe il filo della canoffiena, punfe, cascorno giù come due stracci. Che scena, sor Gaetano mio, che scena, li portorno via morti, poveracci. Sul sangue ci buttorno un po' di rena e poi vennero fuori gli pagliacci. Questo è il senso che tutto continua a dispetto degli incidenti del lavoro. Ecco, voglio chiudere con questo argomento. Prego. Bene, allora, grazie. Se non ci sono altri interventi, io ringrazio tutti i relatori e soprattutto ringrazio i presenti di aver partecipato a questo convegno. Grazie. Per un attimo solo, io ringrazio tutti quanti, anche se eravamo in pochi, ci sono stati dei validissimi interventi dei relatori. Meritavano appunto molto di più. Ringraziamo comunque per la loro presenza. Grazie a tutti.